tante ragioni per cui ci poteva temere su di oggi, invece mi fa piacere vedere che riusciamo anche oggi ad andare avanti con il nostro lavoro, quindi grazie di cuore e grazie ovviamente al professor Filippo Santoni De Sio, il quale se ci ha chiesto questo spostamento non l'ha fatto per un capriccio, è giusto che il professore filosofo che adesso, come dire, si è specializzato nel campo della filosofia applicata all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, in realtà viene, come vedete dalla foto, viene dall'Olanda, viene da Delft, dove è trasferito da 8 anni per l'università e quindi insomma ha cercato giustamente di conciliare questo viaggio con altri impegni. Io sento il dovere di ringraziarlo di cuore per la sua disponibilità, per insomma sobbarcato questa fatica in più per riuscire a essere qui con noi. L'argomento che affrontiamo è un argomento di dirompente attualità, è un po' nello spirito di tutto il corso di quest'anno che, come vedete, è tutto impostato per cercare di aprire finestre di studio, di sguardo su i problemi che si intravedono, più dirompenti problemi che si intravedono nel prossimo futuro. Nulla più del nodo connesso all'intelligenza artificiale ci apre la strada per entrare nel campo di tutti gli immensi cambiamenti che sono all'orizzonte. Professore, grazie di cuore per essere qui e do la parola a lei. Ma sono io che ringrazio il professor Capelli e la Casa della Cultura per l'invito, sono onorato di essere qui e grazie a voi di essere qui in questa giornata, direi, semifestiva. Festiva in quanto domenica, doppiamente festiva, festiva in quanto domenica e festiva in quanto alla fine del ponte del 1° novembre. Io devo ammettere che vivendo in Olanda, dove non si festeggia il 1° novembre, non mi ero neanche posto il problema che fosse festa, quindi tanto per alleggerirti la coscienza, non è stato un problema e anzi, come diceva il professore, è stato, ho combinato varie cose. Mi chiamo Filippo Santoni De Sio, insegno filosofia, etica e la tecnologia all'Università Tecnica di Delft. Questa è la veduta di Delft di Johannes Vermeer, come molti di voi avranno riconosciuto. Delft è rimasta abbastanza così, il centro è riconoscibile, i canali sono ancora lì, le case antiche sono ancora lì. Il campus è un po' diverso, il campus dell'università è un po' più moderno, ma è a ridosso del centro, 20 minuti a piedi dal centro. E questa è la vista da uno degli edifici del campus. Io in realtà vengo da un piccolo paese nelle vicinanze di Milano che si chiama Torino, dove ho studiato faccio l'autoironia, ci autoflagelliamo, e dove ho studiato filosofia e ho vissuto fino a 8 anni fa, appunto, prima di trasferirmi in Olanda. Ho una visione della filosofia tutto sommato al tempo stesso molto ultramoderna, perché la applichiamo all'intelligenza artificiale, ma che ha radici molto antiche. Questa è la scuola di Atene, di Raffaello, non devo dirlo, non devo spiegarlo. Uso queste slide con gli studenti che magari, soprattutto studenti internazionali con meno studi classici alle spalle, per spiegare una cosa tutto sommato ovvia, che dovrebbe essere ovvia ma che non lo è più, e cioè che questo era il dipinto che rappresentava la scuola di Atene. E nella scuola di Atene filosofi, scienziati, ingegneri, artisti lavoravano insieme gomito a gomito, quindi l'iperspecializzazione di cui discutevamo un minuto fa il professor Capelli è una faccenda molto recente, cioè nella storia del pensiero l'idea che scienze umane, scienze esatte, scienze tecniche lavorassero insieme era un dato di fatto. I più grandi filosofi della storia erano scienziati, anche Kant, Cartesio e via dicendo. Però quello che di solito dico agli studenti, che il mio idolo in questo quadro non è nessuno delle star che stanno al centro, non è Platone e Aristotele, ma è quel signore con la toga verde che è Socrate. Il motivo per cui Socrate è una figura, dovrebbe essere ancora una figura di riferimento, è quello che si vede in questo quadro. È una figura che non ha libri in mano, come sapete, che non arringa le folle, ma che parla e discute con persone che vengono da formazioni diverse, anche paesi diversi, si vede un soldato, persone molto diverse, che come ben sapete aveva fatto del dialogo la cifra del suo pensiero, anziché del fare lezioni, dello scrivere libri, e come sapete non aveva voluto scrivere nulla proprio perché pensava che il dialogo fosse lo strumento ultimo, primo e ultimo della filosofia.
Scusate, le slide, piccola cosa, le slide saranno in inglese solo perché sono le slide che uso anche nelle conferenze e nelle lezioni, abbiate pazienza, ma parlerò italiano, forse posso fare un piccolo accento internazionale per dare un tono un po' più esotico se volete, ma invece temo no, parlerò con il mio accento piemontese. Però Socrate è famoso per aver detto che la vera conoscenza è l'ignoranza, cioè il riconoscere i limiti della propria conoscenza come strumento per aprirsi ad altre forme di conoscenza, come strumento di umiltà nella ricerca. Come atto di riconoscimento che per quanto colti si possa essere nel proprio dominio specifico di conoscenza, quel dominio rimarrà sempre una frazione infinitesimale della quantità di conoscenza che ci sarebbe da ottenere per avere una comprensione delle cose, il che tra l'altro, ripeto, di nuovo ben sta col programma della Casa della Cultura di cui parlavamo, di questo sapere enciclopedico che prova ad aprirsi al dialogo con diverse discipline e non a chiudersi nell'iperspecializzazione. E nel mio piccolo, fatte le dovute proporzioni, ho cercato sempre di fare questa filosofia molto applicata. Ho fatto una tesi di dottorato sui fondamenti filosofici del diritto penale, che è stata pubblicata con Raffaello Cortina. Da quando mi sono trasferito a Delft, come si diceva, mi sono occupato di etica applicata alle tecnologie emergenti, in particolare la robotica e l'intelligenza artificiale. Poi, in questo consesso di persone colte, mi vergogno quasi di dire che ho fatto un libro di filosofia del calcio l'anno scorso, ma queste sono cose che non dovrebbero interessare persone colte come voi. E, quindi veniamo a etica e tecnologia, che invece è il tema della lezione di oggi. Dicevamo tempi, un'oretta. Benissimo, benissimo. Etica e tecnologia, come dicevamo, è un tema di grande attualità, credo anche in Italia. Ma non sempre, secondo me, affrontato nel modo migliore. Se voi googlate etica della tecnologia o etica dell'intelligenza artificiale, di solito le cose che trovate sono queste. Vi faccio vedere questo piccolo video e poi ne parliamo, sono 2 minuti. Let's say at some point in the not so distant future, you're barreling down the highway in your self-driving car, and you find yourself boxed in on all sides by other cars. Suddenly, a large, heavy object falls off the truck in front of you. Your car can't stop in time to avoid the collision, so it needs to make a decision. Go straight and hit the object, swerve left into an SUV, or swerve right into a motorcycle. Should it prioritize your safety by hitting the motorcycle? Minimize danger to others by not swerving, even if it means hitting the large object and sacrificing your life? Or take the middle ground by hitting the SUV, which has a high passenger safety rating? So what should the self-driving car do? If we were driving that boxed-in car in manual mode, whichever way we'd react would be understood as just that, a reaction, not a deliberate decision. It would be an instinctual, panicked move with no forethought or malice. But if a programmer were to instruct the car to make the same move, given conditions it may sense in the future, well, that looks more like premeditated homicide. Now, to be fair, self-driving cars are predicted to dramatically reduce traffic accidents and fatalities by removing human error from the driving equation. Plus, there may be all sorts of other benefits: eased road congestion, decreased harmful emissions, and minimized unproductive and stressful driving time. But accidents can and will still happen, and when they do, their outcomes may be determined months or years in advance by programmers or policymakers. And they'll have some difficult decisions to make. It's tempting to offer up general decision-making principles like minimize harm, but even that quickly leads to morally murky decisions. For example, let's say we have the same initial setup, but now there's a motorcyclist wearing a helmet to your left and another one without a helmet to your right. Which one should your robot car crash into? If you say the biker with the helmet because she's more likely to survive, then aren't you penalizing the responsible motorist? If instead you say the biker without the helmet because he's acting irresponsibly, then you've gone way beyond the initial design principle about minimizing harm, and the robot car is now meting out street justice. The F. All right. Eccetera, eccetera.
Allora, io sono molto grato a Patrick Lin e gli autori di questa serie di video, articoli su questo tema dei dilemmi morali e self-driving cars, e sono molto grato perché finalmente adesso le persone sanno di cosa ci occupiamo all'università. Quando dico che faccio etica e tecnologia, le persone sanno di cosa sto parlando, mi invitano a parlare di più alle conferenze, eccetera. Quindi da un certo punto di vista questo tipo di pensiero ha fatto un buon servizio alla filosofia, perché ha fatto vedere una cosa molto importante, cioè che, questa è una bella citazione che riflette quello che si chiama Coleridge Dilemma, il dilemma di Coleridge nell'etica della tecnologia, ossia c'è una questione di tempo importante, a che punto dovremmo iniziare a porci problemi morali in relazione alla tecnologia. Se ce li poniamo quando la tecnologia è già in società, conosciamo tutte le circostanze, ma è probabilmente troppo tardi per intervenire, perché ormai la tecnologia è stata inserita nella società, è difficile da cambiare, ci saranno interessi economici che spingeranno perché la tecnologia vada comunque avanti in quella direzione. Se invece ci pensiamo troppo presto, quando la tecnologia non esiste ancora, abbiamo tutto il potere in teoria di indirizzare la tecnologia nella direzione che vogliamo, ma non sappiamo veramente poi che cosa succederà e finiamo a fare quei ragionamenti da science fiction, da fantascienza, in cui ci diciamo, ma sì, se un giorno ci fossero i robot, che eccetera, eccetera, e poi magari invece la tecnologia prenderà una direzione completamente diversa. La difficoltà sta nell'individuare un punto dello sviluppo della tecnologia che è sufficientemente avanzato da consentirci di avere una comprensione adeguata di quali sono davvero gli sviluppi possibili della tecnologia, ma non troppo avanzato da essere ormai bloccati dentro una direzione che è difficile cambiare, come per esempio oggi la direzione dei motori di ricerca, dell'acquisizione dei dati su internet. Ormai ci siamo tutti accorti che abbiamo preso una direzione per certi versi sbagliata nel consentire questo accumulo massiccio di dati, ma ormai è troppo tardi, perché ormai le grandi compagnie che acquisiscono i dati hanno un tale potere che ormai chiedergli di cambiare politica è troppo difficile. Avremmo dovuto pensarci quando internet esisteva già, ma non era ancora così sviluppato. Questo il fattore tempo è una delle cose più importanti. E questo video, questa linea di articoli e di video, segnala molto bene questo fatto, che ci sono decisioni che vengono prese molto a monte della linea di progettazione, delle scelte politiche, eccetera, e che poi influenzano scelte morali, politiche, scelte con una influenza morale politica profondissima, come in questo caso scelte di vita o di morte, che verranno effettuate poi da tecnologie in modo più o meno autonomo, in modo tale che gli agenti umani non avranno più la possibilità di modificare o intervenire. Quest'idea dell'azione preventiva ha portato per esempio a delle campagne politiche molto forti negli ultimi anni, una della quale sono stato in certi modi coinvolto vicino, è questa campagna che si chiama Stop Killer Robots, che ha un nome molto evocativo e molto fantascientifico, ma in realtà affronta un tema molto concreto, e cioè la possibilità dei sistemi militari completamente autonomi, è discutibile, è un fatto controverso se esistano ancora o meno, ma di sicuro la tecnologia sta andando in questa direzione. Tutti abbiamo ormai familiarità con gli attacchi di droni fatti per esempio in maniera massiccia dall'amministrazione americana negli ultimi 10-15 anni, ma gli attacchi dei droni sono una forma di autonomia, sono fatti con degli strumenti che sono parzialmente autonomi, ossia ci sono questi velivoli che sanno volare, che sono senza pilota a bordo, che volano in maniera autonoma, che sono in grado di fare delle ricognizioni in maniera autonoma, ma sono comunque collegati a una console da qualche parte in Nevada, dove ci sono dei professionisti che studiano i dati che ricevono, e sulla base dei dati che ricevono e dell'elaborazione dei computer, dell'intelligenza artificiale, eccetera, alla fine c'è un essere umano che prende la decisione, come un po' in un videogame, di sparare quando è stato identificato questo obiettivo. Questo è come funziona oggi un attacco di droni, fatto per esempio tra gli altri dall'amministrazione americana. Il prossimo passo potrebbe essere quello di eliminare anche l'operatore umano. Perché? Per ovvie ragioni di efficienza, perché l'elemento umano comunque richiede più riflessione, richiede più studio dei dati prima dell'intervento, il che potrebbe dare un vantaggio strategico al nemico. Quindi da un punto di vista strategico ci può essere la tentazione di dire, se noi eliminiamo completamente l'elemento umano dalla catena dell'intervento militare, potremmo guadagnare un sacco di benefici in termini di velocità, di efficienza, di deterrenza, perché l'avversario sa che il processo andrà avanti automaticamente. Assomiglia un po' a quei meccanismi della guerra fredda, dell'equilibrio del sapere che c'erano sistemi autonomi da una parte e dell'altra
e che avrebbero fatto partire attacchi nucleari se uno dei due avesse fatto una mossa. E poi l'altro vantaggio è che il lavoro militare è un lavoro stressante. Anche fare l'operatore dei droni, uno può pensare, e l'ho detto anch'io per battuta, ma non è così, che sia fare un videogame, ma non lo è un lavoro ultra stressante, e ci sono studi psicologici che mostrano che stare dietro una console tutto il giorno a osservare da vicino i movimenti di persone che vedi da vicino con delle telecamere ad alta definizione e poi un giorno decidere che devi eliminare queste persone e poi la sera tornare a casa a cena con la tua famiglia e dire com'è andata oggi, beh insomma sì, abbiamo eliminato un paio di persone, non è lo stesso che essere sul campo, il che essere sul campo di battaglia ovviamente ha altre forme di stress, ma perlomeno ha una dimensione meno schizofrenica del lavoro di chi fa il soldato a distanza, diciamo. Quindi un altro vantaggio potrebbe essere quello di ridurre lo stress delle persone che sono coinvolte e i rischi psicologici e di traumi psicologici e fisici delle persone che sono. Quindi c'è ovviamente una forte ricerca in questa direzione, ma ci sono anche, e questa è una definizione tra le tante di che cos'è un sistema militare autonomo, è un sistema che una volta programmato e attivato sulla base di una serie di parametri poi agisce da solo, quindi è il drone come lo conosciamo oggi senza l'operatore, cioè il drone che parte, gira, studia, acquisisce dati per mesi, anni e quando individua l'obiettivo lo attacca senza bisogno di ulteriore intervento umano. Ora, questa prospettiva che ancora non esiste, esiste in forme di difesa. Per esempio Israele ha un sistema di difesa, l'Iron Dome, che è completamente automatico. Ogni volta che parte un razzo dalla striscia di Gaza o da altre parti, questo contrattacca senza bisogno di intervento. Esattamente per questa ragione di velocità strategica e di deterrenza nei confronti dell'avversario. E ce ne sono altri, ce n'è uno tra la Corea del Nord e la Corea del Sud, ma sono tutti difensivi. Non hanno l'autorizzazione ad attaccare attivamente un obiettivo. Questa prospettiva ha sollevato una serie di... parto da una cosa che può sembrare lontana, ma che invece è utile a individuare quali sono poi i problemi forti dell'idea delle applicazioni di intelligenza artificiale in campi sensibili. La prospettiva delle armi autonome, armi completamente autonome, ha sollevato questo grande dibattito che è sfociato poi in questa campagna Stop Killer Robots, e i due grandi temi di attenzione in questo dibattito sono: quanto è robusta, questo termine tecnico, quanto è robusta l'intelligenza artificiale, quanto è in grado di rispondere a circostanze che cambiano in modo continuo, come il campo di battaglia delle guerre moderne, che sono guerre senza divisa, che sono guerre in spazi abitati, che sono guerre non con gli eserciti, non sono le guerre ottocentesche con i due eserciti schierati, con le divise dove è chiaro chi è contro chi, sono guerre che si giocano in campi misti, urbani, dove le stesse persone possono essere in un momento dei combattenti e dei legittimi obiettivi di un attacco militare e dei civili senza divisa che si muovono in città in mezzo ai civili eccetera eccetera, quindi dove i principi del diritto internazionale sono difficilissimi da applicare, i principi della discriminazione tra i combattenti e non, i principi della proporzionalità dell'attacco eccetera eccetera. Allora, quanto l'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi, come può e secondo i tecnici pensabile che possa svilupparsi nei prossimi decenni, quanto è questa intelligenza in grado di fare queste distinzioni sottili, questi giudizi che sono tipicamente il frutto dell'evoluzione del pensiero umano, del ragionamento morale e giuridico umano. È molto controverso, quasi tutti gli esperti dicono che l'intelligenza artificiale come oggi non è in grado di fare un tipo di... è avanzatissima, è in grado di fare calcoli e cose che l'intelligenza umana non è in grado di fare, ma al tempo stesso non è in grado di fare delle considerazioni che l'intelligenza umana, data l'evoluzione millenaria dell'evoluzione morale e sociale, è in grado invece di fare. Quindi c'è un divario tra le cose che l'intelligenza artificiale sa fare e l'intelligenza umana sa fare. In alcune cose è più forte l'intelligenza artificiale, in altre, come queste distinzioni morali giuridiche, l'intelligenza umana è ancora superiore. Quindi c'è il rischio che applicare l'intelligenza artificiale in questi campi sensibili possa portare a degli esiti indesiderati, a fare delle scelte sbagliate, a scambiare un combattente per un non combattente, a attaccare un gruppo di bambini che va a scuola brandendo dei giocattoli come un gruppo di combattenti che brandiscono dei Kalashnikov, eccetera, eccetera. Il secondo rischio, che è quello che a me interessa di più, per una ragione tutto sommato personale, ossia che ho studiato per tanti anni la teoria della responsabilità individuale, è che l'intelligenza artificiale possa creare un ulteriore elemento di complessità nella rete delle azioni e possa rendere più difficile, se non impossibile in qualche caso, un'individuazione degli agenti umani responsabili che hanno preso la decisione e che devono rispondere per la decisione. Nel caso degli attacchi militari,
fin tanto che il drone attacca sulla base di un comando specifico e una catena di comando tradizionale nell'esercito, e finché c'è un essere umano che sulla base di questa catena di comando aziona il drone, possiamo tutto sommato pensare che ci sia con qualche differenza una riconoscibilità di un processo di responsabilità morale e giuridica per la scelta di eliminare un certo, di uccidere una certa persona. Se si inserisce questo elemento di autonomia della macchina, nell'acquisizione di dati, nell'elaborazione dei dati, eccetera, eccetera, c'è il rischio che ci sia quello che viene chiamato un vuoto di responsabilità nel caso in cui qualcosa vada storto e si debba individuare un responsabile. Ecco perché, e chiudiamo questa prima parte di applicazione, sulla base di lunghe discussioni a Ginevra, nelle sedi delle Nazioni Unite, in varie sedi pubbliche e non, cioè, si è raggiunto questo accordo di massima tra la proposta dell'NGO di Stop Killer Robots era di fare un bando, una messa al bando preventiva delle armi completamente autonome, un po' come si è fatto con le armi nucleari, eccetera, eccetera. Cioè una moratoria, più di una moratoria, una messa al bando preventiva del sviluppo e uso di armi completamente autonome. E si è individuato questo concetto, al quale io poi mi sono appassionato, di meaningful human control, cioè di controllo umano significativo. Cioè le armi possono essere autonome fino al punto in cui c'è comunque un controllo umano significativo, dove l'aggettivo significativo è fondamentale, perché lo vedremo, il fatto di avere un essere umano che è in grado di intervenire non significa necessariamente che l'essere umano è davvero in controllo. Secondo esempio di cui voglio parlare sono appunto le auto a guida autonoma. C'è un grande dibattito, come abbiamo visto in quel video, sulle auto a guida completamente autonoma, le auto senza volante, senza pedali, le Google Cars, che probabilmente non avverranno mai. E questo, secondo anche i tecnici, non sono io a dirlo, non, per quanto le grandi aziende spingano e cerchino di far credere che la tecnologia è pronta, eccetera, non è così probabilmente. Ma quello che mi sta più a cuore dire è che anche auto con livelli di autonomia molto più bassi, come il pilota automatico della Tesla, per intenderci, sono sistemi che creano un problema di controllo umano molto profondo. Perché fondamentalmente questo è il caso dell'incidente della Tesla del 2016, in cui questa persona, fidandosi troppo del pilota automatico della Tesla, si mise a fare qualcos'altro, ignorò i segnali dell'auto che gli chiedeva di mantenere l'auto sul volante, si mise a guardare film, parlare al telefono, non è chiaro esattamente che cosa, ma sicuramente quando l'auto si avvicinò a un incrocio su una specie di strada statale negli Stati Uniti con un enorme camion bianco che stava attraversando, i sensori confusero questo tipo di errori che un occhio umano non farebbe mai, che l'intelligenza artificiale può fare, confusero il telone bianco del camion col cielo bianco sullo sfondo e videro come se la strada fosse libera. E l'auto a tutta velocità si schiantò contro il camion, causando la morte del conducente, che non era pronto a intervenire e che si è fidato eccessivamente dell'intelligenza artificiale, dei sensori dell'auto. L'altro caso di cui avete forse sentito parlare è ancora più recente, quello della Uber Car in Arizona, di nuovo con una persona a bordo che era in linea di principio in controllo, in grado di intervenire e frenare, ma di nuovo non lo fece perché di nuovo stava facendo qualcos'altro o si è fidato troppo del veicolo, e il veicolo in questo caso ha investito una ciclista, una persona che sta spingendo la bicicletta attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, di nuovo uccidendola. Quello che questi casi mostrano, secondo me, è che di nuovo il fissarsi su prospettive future di sistemi completamente autonomi è utile per far emergere quali sono i problemi, ma i problemi ci sono già con sistemi meno che completamente autonomi. E l'esempio delle auto a guida parzialmente autonoma, ossia auto che hanno delle funzioni di pilota automatico ma che richiedono comunque la presenza e il controllo dell'essere umano, pongono comunque dei rischi di andare fuori controllo. E da un punto di vista filosofico, vi starete chiedendo cosa c'entra la filosofia in tutto questo, dal punto di vista filosofico qua c'è un tema molto importante, che è come si definisce il controllo umano sugli eventi del mondo. In ambito ingegneristico e in ambito informatica, per esempio, si tende a parlare di to be in the loop, out of the loop, on the loop, essere nel giro, sul giro, fuori dal giro, e ha a che fare con come si progetta un sistema di trasmissione di informazioni. E tendenzialmente si tende a pensare che se c'è un essere umano da qualche parte dentro questa mappa di trasferimento di informazione, allora è questo essere umano a potere di intervenire nel sistema,
allora si può dire che l'essere umano è in controllo. Ovviamente questi esempi mostrano che non è così. Nel caso di un sistema di guida, il fatto che ci sia un essere umano seduto davanti al volante che ha in teoria il potere di intervenire, non significa che questo essere umano avrà la capacità, la volontà, la motivazione di intervenire nel modo giusto al momento giusto. È un po' come dire, quando voi, ormai tutti siamo in queste mailing list o nei social network eccetera, è un po' come dire che per il semplice fatto che noi siamo dentro un network di 1000 persone e riceviamo messaggi tutti i giorni, è come dire che siamo in controllo di questo sistema per il semplice fatto che, se vogliamo, volendo, possiamo metterci a leggere tutti i messaggi e intervenire. Ovviamente non è così, perché leggere, acquisire tutta questa informazione e reagire in modo appropriato richiede la capacità, del tempo, dell'energia, delle risorse mentali che spesso non possediamo. Ed è lo stesso qui: mettere degli esseri umani dentro un sistema tecnico complesso e semi-autonomo e aspettarsi che, senza nessun training, senza nessun addestramento specifico, queste persone siano in grado di esercitare il loro ruolo di controllo è illusorio e pericoloso. Se pensiamo al caso più di successo dell'applicazione di sistemi autonomi, che è l'aviazione civile, gli aeroplani, funzionano precisamente perché a gestire questi sistemi autonomi sono professionisti con anni di addestramento, con un sistema di check continuo, che prima di ogni volo hanno una tabella di controlli e di standard da rispettare. Tutto il contrario di quello che facciamo quando saliamo in macchina, che è fare 3 mesi di training quando si hanno 18 anni, dare le chiavi e dire buona fortuna. Quindi il caso delle auto a guida autonoma, secondo me, è molto utile a mostrare questo problema del ruolo del controllo umano, della responsabilità umana in sistemi complessi di scambio di informazione continua e massiccia. Non chiedetemi perché, ma a un certo punto il Parlamento belga mi ha chiesto di andare a dare un'opinione su una legge che il Parlamento... Io vivo in Olanda, ma sa, Belgio e Olanda hanno dei rapporti abbastanza vicini anche per comunanza linguistica, e a un certo punto il Parlamento belga aveva proposto una mozione per sottoscrivere questo bando, messa al bando delle armi militari completamente autonome. Era venuto fuori il mio nome in quanto persona che si era occupata di queste cose, e sono andato tra gli altri a dare un parere al governo belga. E ho parlato delle armi autonome, ma poi ho detto: signori, però quello che sto dicendo, quello che sto cercando di dire un attimo fa, forse ci stiamo concentrando su una cosa molto importante, che però è la punta dell'iceberg. Cioè, un conto è dire mettiamo la messa al bando dei robot militari, non vogliamo Terminator e via dicendo. Va benissimo, io sono d'accordo e ho espresso la mia parere positivo alla messa al bando. Però ricordiamoci che questa è la punta dell'iceberg. Perché? Perché l'intelligenza artificiale, che ci piaccia o no, verrà usata al di fuori dell'ambito militare, in ambito civile, nei trasporti, nella medicina, nella finanza e in qualsiasi ambito. Primo. Secondo, perché avremo gli stessi problemi morali, politici, ben prima di arrivare all'autonomia completa. Non dobbiamo aspettare di avere i robot dei telefilm che vanno in giro a fare cose per porci il problema morale e politico e giuridico di come dovremmo progettare, regolare e usare questi sistemi. Quindi ho detto: benissimo la messa al bando preventiva dei sistemi militari autonomi, ma sotto questa punta dell'iceberg c'è la grande domanda di come dobbiamo progettare, regolare, usare tutti i sistemi più o meno autonomi che fanno uso di tecnologie digitali, e in particolare tecnologie che sono in grado di imparare da sole e prendere decisioni che non sono preprogrammate, che è la direzione che sta prendendo adesso l'intelligenza artificiale. Il che mi porta alla seconda cosa di cui vi vorrei parlare oggi, che è la metodologia che sviluppiamo e che ho imparato a utilizzare, metodologia di ricerca che ho imparato a utilizzare quando mi sono trasferito al Dipartimento di Etica e Nanotecnologia all'Università Tecnica di Delft, che ha diversi nomi, ma insomma i due nomi più comuni sono innovazione responsabile e progettazione sensibile ai valori. Che cos'è la progettazione sensibile ai valori o value sensitive design? È esattamente questa idea che, se vogliamo fare delle scelte politiche efficaci, morali, politiche, giuridiche efficaci nell'ambito delle tecnologie emergenti, dobbiamo abbandonare un vecchio modo di ragionare, che è quello per il quale ingegneri, giuristi, filosofi, politici lavorano separatamente. Questa è l'idea tradizionale. La divisione del lavoro: gli ingegneri fanno la tecnologia, possono essere quanto vogliono disinteressati, anzi meglio se non si preoccupano troppo delle questioni politiche e sociali, perché poi si confondono e la loro ricerca perde in mordente e innovazione, tanto poi ci saranno i politici, i filosofi, i giuristi che
cercheranno di dire come la tecnologia va usata. O se volete il vecchio motto, la tecnologia è neutrale, poi la differenza la si fa come la si usa. Silenzio. La differenza la fa come la si usa. Questa è una sciocchezza, perché l'abbiamo visto adesso, l'idea che noi siamo liberi di usare la tecnologia come vogliamo ovviamente è falsa. Noi non siamo liberi di non usare lo smartphone oggi, per il semplice fatto che lo smartphone esiste e le persone lo usano, e se qualcuno non usa lo smartphone non riceverà mai un lavoro, nella maggior parte dei casi. Non siamo liberi di non dare i nostri dati ai motori di ricerca su internet, perché i motori di ricerca sono progettati in modo tale che se non diamo i nostri dati non abbiamo accesso a una serie di servizi che ormai sono fondamentali per la vita professionale e per partecipare alle attività economiche e professionali del mondo industrializzato. Quindi, di nuovo, l'idea sarebbe stata progettare a monte i sistemi, internet, i provider e i fornitori di servizi su internet in modo tale da far sì che fosse possibile tecnicamente usarli senza dover regalare la propria vita. E lo stesso vale per qualsiasi tecnologia. Nel momento in cui i veicoli a guida autonoma venissero introdotti nelle strade, non avremmo la scelta di non usarli. Certo, potremmo decidere di non salire a bordo, ma non avremmo la scelta di non averli intorno, perché se qualcun altro li usa, ce li avremo intorno nello spazio pubblico, che ci piaccia o no. Quindi l'idea di fondo è che la neutralità della tecnologia non esiste. Come tutte le imprese sociali, è sempre comunque guidata da dei principi, delle regole, dei valori, e avrà sempre un impatto sulla società dal punto di vista morale e sociale. Quindi tanto vale, e anzi meglio, provare a incorporare la riflessione morale, politica, giuridica nella progettazione, nel processo di progettazione della tecnologia, che è quello che in parte cerchiamo di fare avendo un dipartimento di filosofia dentro una grande università tecnica. Il che richiede la famosa interdisciplinarità che prima ho collegato a Socrate, richiede fare un sacco di sforzi, richiedere come filosofi di non pretendere che gli ingegneri abbiano fatto le letture che abbiamo fatto noi, ma non per questo non ci autorizza a smettere di cercare di avere delle discussioni con loro, così come richiede agli ingegneri di non pretendere che noi capiamo le formule matematiche con cui lavorano loro, ma gli richiede di fare lo sforzo di spiegarci, senza entrare nei dettagli troppo tecnici, come funzionano le cose alle quali stanno lavorando, e via dicendo. Richiede un grande sforzo da parte di tutti di collaborare e costruire dei concetti sui quali si possa lavorare insieme. E l'altro principio fondamentale è quello dell'individuazione sistematica dei valori delle persone, degli agenti che verranno toccati dallo sviluppo di una certa tecnologia, e fare in modo che la tecnologia, applicare un principio di pluralismo democratico, se volete, anche allo sviluppo della tecnologia. Dire, insomma, questa tecnologia cambierà il mondo più di quanto lo facciano le scelte politiche che avvengono nei parlamenti e nei governi, perché così, se doveste nominare qual è una cosa che ha cambiato nella nostra quotidianità di più negli ultimi 15 anni, io direi che la risposta è lo smartphone. Non è la legge XY del governo italiano o del Parlamento europeo. È la scelta di Steve Jobs di fare uno smartphone e di metterci in tasca una cosa che cambia completamente la nostra relazione col mondo e con gli altri. Quindi le scelte tecnologiche sono delle scelte politiche, che ci piacciono. E se sono scelte politiche, devono essere sottoposte allo stesso tipo di deliberazione collettiva, di partecipazione, di inclusione, di analisi dei valori e delle persone che verranno toccate, di qualsiasi altra scelta politica. Adesso sto mettendo giù particolarmente dura, però per darvi il senso di qual è l'idea di fondo del value sense design. Questo significa anche, come tutte le scelte politiche, saranno scelte difficili, controverse, nelle quali litigheremo, non saremo d'accordo, nelle quali avremo i partiti, avremo le fazioni, perché così funziona la politica. Il che significa che ci troveremo un giorno a dover fare forse dei compromessi, a dover fare delle scelte tra quali valori sviluppare o no. E di nuovo, raccontavo prima il professor Capelli, quello che mi piace molto dell'Olanda è la vicinanza alla politica, al potere, e il fatto che dopo pochi anni che lavoravo in questa università, oltre a essere stato chiamato al Parlamento belga, sono stato chiamato al Ministero dei Trasporti olandese, per via di un ingegnere che aveva già contatti con loro e che lavorava con me, a dare un parere su quale linea avrebbe dovuto prendere il governo olandese nello sviluppo dei veicoli a guida autonoma. E l'atteggiamento che loro avevano era un po' questo di dire, beh sai, ci sono dei trade-off, se andiamo per l'autonomia molto forte, con un approccio più libertario ai test, eccetera, probabilmente avremo un vantaggio in termini di innovazione, ma al tempo stesso ci sono dei rischi per la sicurezza, e mi ponevano queste domande nei termini di dobbiamo privilegiare l'innovazione o la sicurezza, l'efficienza o la responsabilità. E io ho detto, signori miei, se lo chiedete a me, questo è un modo sbagliato di porre la domanda, cioè vogliamo tutto.
ovviamente. Perché dobbiamo scegliere a priori di rinunciare all'innovazione o alla sicurezza? Forse la domanda è mal posta. La domanda è posta in una logica ingegneristica dove tu mi dici lo stato della tecnologia è questa, quindi se tu vuoi la tecnologia com'è oggi, devi fare questa scelta. E la nostra risposta è stata: perché dobbiamo accettare questa costrizione? Usciamo da questa logica. Se davvero vogliamo, è come se tu dicesse, beh, facciamo più, che ne so, in politica, facciamo un compromesso al ribasso in cui rinunciamo a questo diritto o a questo diritto. No, se sono diritti non rinunciamo a nessuno dei due. Cerchiamo una soluzione, ripensiamo il problema, la struttura della società in modo tale che tutti e due i diritti vengano rispettati. Lo stesso qua. Quindi la risposta che gli abbiamo dato è una risposta che non so se vi sia piaciuta, ma è: vogliamo tutto come società. Se ci chiedete come società se vogliamo la società, la sicurezza, l'innovazione, la responsabilità, vogliamo tutto. Poi il problema dei tecnici è trovare il modo di realizzarlo. E ovviamente sappiamo benissimo che non ci sarà modo di realizzare perfettamente tutto, ma se già in partenza decidiamo che rinunciamo a un certo valore, a un certo diritto perché è troppo difficile, di sicuro ne otterremo ancora di meno. E l'idea un po' affascinante che alcuni miei colleghi a Delft hanno è che addirittura questo sia davvero il vero significato dell'innovazione. Se, questa è un'altra domanda filosofica: che cos'è l'innovazione? Che cos'è il progresso? E ovviamente dal punto di vista tecnico si possono avere risposte molto limitate, cioè qualsiasi nuova funzionalità in una tecnologia è un'innovazione, qualsiasi aggiornamento delle applicazioni che abbiamo sullo smartphone è un'innovazione. Però i miei colleghi giustamente dicono, vabbè, ma a un livello più profondo una vera innovazione è esattamente questa, quando di fronte a uno scenario in cui la tecnologia o la sistemazione della società non ci consente di realizzare due obiettivi che consideriamo ugualmente importanti, la vera innovazione è quando troviamo un altro modo di vivere, di sviluppare tecnologia che ci consente di sviluppare tutti e due. Oppure ne abbiamo tre sì e uno no, la vera innovazione è quando troviamo il modo di cambiare la tecnologia e l'interazione con la tecnologia in modo tale che un valore in più, un principio in più, un diritto in più, un gruppo di persone in più è rispettato. Quindi un'idea di innovazione morale, non soltanto tecnica in un senso più stretto, innovazione politica e morale, misurata dalla quantità di valori, diritti, principi che riusciamo a rispettare e a far rispettare dal sistema di interazione tra esseri umani e tecnologia. E tanto per dare un esempio concreto, questo verrà in pochi minuti, il progetto che abbiamo sui veicoli autonomi è strutturato così, secondo questi principi. Cioè, l'ente di finanziamento della ricerca olandese, si chiama NWO, NWO, ha fatto questo sistema di finanziamento della ricerca, tra i tanti, è solo un piccolo schema in mezzo ai tanti, si chiama Responsible Innovation, che è stato fatto tra l'altro sotto la pressione della lobby del nostro dipartimento, che richiede esattamente questo. Loro ti danno i fondi per la ricerca solo se tu fai un progetto di ricerca che dall'inizio contiene ingegneri, persone che vengono dalle scienze umane e persone che vengono dalle scienze psicologiche e sociali. Se tu non hai uno di questi tre elementi a bordo, non prendi un quattrino, un euro, un fiorino, prima dell'euro in Olanda. E noi siamo stati, tra virgolette, costretti a fare così. Quindi nel progetto ci sono i due primi nomi, sono due ingegneri dei trasporti, poi ci siamo io e un altro collega italiano, che peraltro al quale ha dato credito di molte delle cose che vedete in queste slide, perché abbiamo lavorato insieme negli ultimi anni, Giulio Mecacci, e due psicologi, la professoressa Akensicker e Daniel Aiko. E ci siamo dovuti trovare insieme a lavorare su questo concetto di meaningful human control, ad affrontarlo dal punto di vista filosofico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista psicologico, a lavorare su case study, a creare un linguaggio comune, eccetera. E altra cosa importante, siamo stati di nuovo costretti, ma siamo stati contenti di farlo, a prendere a bordo agenti della società, aziende, i ministeri, le agenzie che fanno i training, gli addestramenti delle patenti, la motorizzazione. Perché? Perché l'idea è di nuovo che se fai un progetto di questo genere devi avere il senso di quali sono i problemi reali che vengono incontrati da queste aziende e agenti di politica e agenzie governative nella quotidianità. Poi ovviamente la ricerca la fai tu ed è libera perché i fondi ce li hai tu e sono all'università, quindi la libertà di ricerca rimane perché queste agenzie non hanno potere di privarti dei fondi, tu rimani in controllo dei fondi. Però hanno il potere di essere, c'è la richiesta che queste agenzie, queste aziende vengano coinvolte nella riflessione, nella discussione, che portino le loro preoccupazioni, le loro considerazioni, gli esempi e delle circostanze nelle quali si trovano a operare. E quindi di nuovo questa idea di meaningful human control,
che di nuovo è nata nell'ambito militare, noi l'abbiamo applicata all'ambito dei trasporti e abbiamo l'ambizione di usarla come concetto chiave per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale robotica in società, quindi è un progetto molto ambizioso, e ha l'idea esattamente di svolgere questa funzione di concetto che ci può consentire di ottenere tutto, no? Di avere una maggiore soddisfazione di principi e di valori, di non scegliere di andare tutto per efficienza e innovazione e a costo di sicurezza e responsabilità, ma neanche di frenare l'innovazione dicendo beh, allora ci fermiamo qui, basta robot, basta intelligenza artificiale, vogliamo totale sicurezza e totale responsabilità umana, che secondo me sarebbe un errore, perché come ho detto ci sono ambiti e modi nei quali l'intelligenza artificiale e robotica può portare dei benefici enormi. Però se è progettata e introdotta in società nel modo giusto. E qual è il modo giusto? È una domanda aperta nella quale noi stiamo cercando di lavorare. Di nuovo, in sostanza, tanto per darvi il senso di cosa vuol dire che sia il meaningful human control, l'idea tradizionale di controllo è quella per cui è quella di un controllo meccanico, no? Nel caso dell'automobile è la persona che sta al volante, se gira il volante da una parte manda l'auto da una parte, gira il volante dall'altra manda l'auto dall'altra. Questa è l'idea di controllo tradizionale in ingegneria, un rapporto diretto tra un agente e un sistema. E noi abbiamo un'idea un po' più complessa di controllo, che è quella che richiede l'intelligenza artificiale, i sistemi complessi di informazione. Una in cui gli agenti che interagiscono non sono due, ma sono migliaia. Le informazioni arrivano da fonti diverse, vengono elaborate in nodi diversi. E individuare, questo è l'esempio del Palio di Siena del mio amico Giulio che è di Siena, e giustamente domandarsi chi è in controllo di un cavallo del Palio di Siena, non è una domanda ovvia. Perché tu puoi dire, beh, è il fantino. Beh, è il fantino, ma è anche gli altri cavalli che ci stanno intorno, è anche chi ha addestrato il cavallo. E anche il pubblico intorno che col rumore che fa influenza dove possono andare i cavalli, e l'organizzatore del Palio di Siena in primo luogo che ha messo su sto circo e ha costretto sti cavalli a star lì a correre poveretti in sta piazza. Quindi questa idea di chi è in controllo e chi è responsabile dell'azione di un certo sistema, non abbiamo bisogno di tecnologie complesse per capire che cos'è, perché già in un sistema sociale complesso l'abbiamo affrontata, dobbiamo soltanto realizzare che adesso abbiamo bisogno di prendere quel concetto di controllo e responsabilità e capirlo meglio e applicarlo alla tecnologia contemporanea, e non applicare la tecnologia contemporanea a questo modello semplicissimo, semplicistico, dove il controllo corrisponde all'azione meccanica sull'oggetto. Salterò questa parte e passerò a un altro argomento. Intanto se ci sono domande su questo, ho una seconda parte molto più breve, ma se ci sono domande su questo forse possiamo fare già un giro. Oppure faccio ancora un quarto d'ora e poi abbiamo tempo per un giro di domande, poi più lungo alla fine. Il secondo tema di cui vorrei parlare è un altro tema ultra discusso e altrettanto antico, se volete, che ha a che fare con lo sviluppo della tecnica, tecnologia, fin dalla rivoluzione industriale del XIX secolo, ed è il rapporto tra lavoro e tecnologia. Questo è un lavoro che sto facendo con altri due colleghi di Delft, ai quali voglio dare credito, Jeroen van den Hoven e Ron Nastepa, che sono un filosofo e un economista, quindi stiamo cercando di nuovo di lavorare insieme da prospettive diverse. Questa è una copertina dell'Economist di un anno fa o due, e il grande tema è questa volta forse veramente i robot elimineranno il lavoro o come lo conosciamo, l'intelligenza artificiale e i robot eliminando il lavoro come lo conosciamo. Che è una paura di nuovo antica, che va indietro almeno a Keynes in economia, che nel 30 disse, beh, abituiamoci all'idea della disoccupazione tecnologica, perché ne sentiremo parlare sempre di più. E che cos'è la disoccupazione tecnologica? È quel fenomeno per il quale la capacità della società di aumentare la produttività e di ridurre le necessità dell'intervento umano nella catena di produzione va più veloce della capacità della società di creare nuove applicazioni per il lavoro umano. Quindi fondamentalmente c'è gradualmente meno lavoro umano necessario cioè c'è maggiore applicazione del lavoro da parte delle macchine e sempre meno disponibilità di lavori che siano adatti agli esseri umani. Questo era Keynes negli anni 30. Negli ultimi pochi anni ci sono stati moltissimi studi che fanno delle proiezioni e dicono, beh, sulla base dei tipi di lavori che possiamo immaginare esistere in Europa, nel mondo, ci sono studi a livello nazionale, a livello europeo, negli Stati Uniti ci sono stati molti, e tutti questi studi arrivano alla conclusione che c'è una percentuale
che varia, ma è comunque altissima, che va dal 20 al 50% dei lavori che facciamo oggi, che potenzialmente potrebbe essere sostituita da intelligenza artificiale e macchine. Questo è un esercizio tutto sommato empirico, si fanno proiezioni, si prende la sfera di cristallo, si guardano come stanno le cose e si dice, bah, considerato che l'intelligenza artificiale funziona così e questo lavoro funziona così, è pensabile che questo lavoro venga rimpiazzato da un computer. Però quando poi si discute se e come questo sia desiderabile o meno, iniziamo a litigare. E la discussione prende un po' le pieghe da un punto di vista filosofico, io tendo a presentarla come una discussione tra due fallacie, tra due modi di ragionare altrettanto semplicistici. Da un lato gli economisti dicono, ma siete degli ingenui, ma ancora credete a questa storia delle macchine che ruberanno il lavoro agli uomini? Ma non avete visto cosa è successo tutte le volte che c'era questa paura? I famosi lludditi che distruggevano le macchine nell'Ottocento in Inghilterra dicendo le macchine ci toglieranno il lavoro, e gli economisti oggi dicono, ma che sciocchi che erano, non vedevano il grande schema nelle cose nel quale forse loro avrebbero perso il lavoro, ma complessivamente le macchine avrebbero prodotto nuove risorse che sarebbero state impiegate nella creazione di altri tipi di lavoro e complessivamente le quantità di lavoro disponibile sarebbe aumentata. Ora, pazienza che i luddisti avevano ragione comunque, perché il loro lavoro poi l'hanno perso, quindi magari nel grande schema delle cose la società è migliorata, ma loro il lavoro l'hanno perso, quindi avevano comunque ragione di protestare. Ma al di là di questo, il problema principale di questo atteggiamento diciamo semplicistico, che dice ma sì, ce la caveremo anche stavolta perché ci siamo già passati, ed è sciocco avere paura della tecnologia, perché l'abbiamo già visto che poi la tecnologia alla fine crea anche più lavoro di quanto distrugga, è un atteggiamento che in filosofia si chiama induttivista, cioè un atteggiamento che si limita a dire beh, in passato è successo così, succederà di nuovo così in futuro, che magari sì, magari no, dipende da come sarà il futuro. Cioè la prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale avevano delle caratteristiche, questa potrebbe averne delle altre. Quindi magari va come nella prima e seconda rivoluzione industriale, magari no. Diciamo, non lo si può dire a priori semplicemente perché è successo così nelle precedenti, non è detto che succederà così anche in questa qui. E ci sono anzi ragioni di pensare che questa qui sia diversa. Qui sono un paio di libri che raccontano un po' bene che cosa c'è davvero di nuovo nella rivoluzione della robotica e dell'intelligenza artificiale. Il secondo anche sicuramente è stato tradotto in italiano, Martin Ford, in italiano si chiama Robot al lavoro, non saprei, comunque Martin Ford Robot lo trovate. Quello di Brynjolfsson e McAfee non so se è stato tradotto, La seconda età delle macchine. Comunque tutte e due dicono la stessa cosa, e dicono questa volta è diverso, quindi smettiamola di guardare la storia per capire questa rivoluzione, perché ci sono delle cose che sono diverse. La cosa principale è che questa volta stiamo sostituendo le menti e non i corpi. Cioè il paragone con le vecchie macchine industriali non regge, perché le vecchie macchine industriali erano in grado di sostituire soltanto lavori ripetitivi, manuali, e quindi tipicamente avevano un impatto soltanto sui lavori di produzione manuale. Mentre l'intelligenza artificiale è in grado di sostituire lavori che sono, per intenderci, della classe media. Cioè sono in grado di sostituire il lavoro del contabile, del segretario, la segretaria, della dottoressa, dell'avvocato, della diagnosi medica, della ricerca scientifica, tutti i lavori che possono essere analizzati e divisi in sottocompiti riconoscibili, che non richiedono creatività, intuizione, e ahimè la maggior parte dei lavori sono così, sono lavori tendenzialmente ripetitivi che possono essere suddivisi in sottocompiti, tutti questi lavori potenzialmente possono essere fatti da forme sufficientemente avanzate di intelligenza artificiale. Quindi già questa è una novità che le precedenti rivoluzioni industriali non avevano. Il che si riflette in una serie di dati già presenti nelle società più industrializzate come quella americana, di polarizzazione. Si vede che chi fa lavori che richiedono ancora questa capacità di coordinamento, di creatività, di gestione delle relazioni umane, di creatività, diventano sempre più richiesti e quindi ben retribuiti. All'altro capo ci sono una serie di lavori che per ragioni tecniche le macchine non riescono a fare. Lavare i piatti, a parte le lavatrici, ma insomma prendere i piatti delle lavastoviglie, portare i piatti da una cucina di un ristorante, da una sala di un ristorante a una cucina, muoversi in un ambiente complesso, sono cose che le macchine non riescono ancora a fare. Quindi paradossalmente i lavori peggio pagati e che stanno più in basso nella scala delle retribuzioni, i lavori manuali che richiedono di muoversi, per esempio come cameriere in una sala di un ristorante, di fare le pulizie in un ufficio
insieme ad altre persone, sono sicuri. I lavori diciamo, di vertice dal punto di vista della retribuzione economica, di manageriali, di programmazione, sono sicuri. Tutto quello che c'è in mezzo è a rischio. Questa è la polarizzazione. Poi sono altri fenomeni che hanno a che fare tipicamente con la digitalizzazione. Pensate ai fenomeni, a come funziona la concorrenza dei prodotti digitali. Pensate alla concorrenza di un mercato automobilistico, dove il processo di ricerca e sviluppo è talmente lungo e complesso che diverse aziende possono parallelamente sviluppare prodotti diversi e rimanere in competizione sfruttando idee diverse, iniziative diverse, perché nel momento in cui tu capisci cosa sta facendo il tuo concorrente, ti ci vogliono anni per metterti in pari e per competere. Il sistema digitale non è così. Nel momento in cui uno capisce come funziona una cosa, tutti lo provano a imitare, e chi prende quel modello diventa dominante, e chi prende un piccolo vantaggio dentro quel modello fa fuori tutti gli altri dal mercato. Si chiama winner take all, il vincitore prende tutto. E se guardate nel mercato dei social network, delle email, dei motori di ricerca, Google, Facebook, Airbnb, nella affitto di case, appena un modello diventa dominante, l'azienda che per prima ha visto quel modello diventa numero uno e tutte le altre non possono più competere. Quindi c'è anche una forma di concorrenza che è molto diversa da tutte le altre. Tutto questo ha sollecitato ansie e preoccupazioni, e si è iniziato a guardare, se voi leggete gli articoli, non so, anche in Italia, suppongo in Italia poi si è discusso molto di reddito di cittadinanza, che è una versione un po' cacciarona all'italiana di un progetto che era molto più complesso e interessante, che era quello del reddito universale, che è da anni che è in circolazione, di cui Philippe Van Parijs, un filosofo belga, si è fatto promotore con questo network, eccetera, eccetera. Ora, io non voglio entrare nel merito dell'idea del reddito universale di per sé, che teoricamente a me sembra anche una buona idea, indipendentemente dalla difficoltà di applicazione e, ripeto, indipendentemente da come sia stata fatta in Italia, che non lo so onestamente, quindi non voglio neanche entrare nel merito specifico dell'applicazione della versione nostrana. Quello che voglio dire è che molti vedono nel reddito cittadinanza la soluzione al problema di disoccupazione tecnologica, e io ho dei seri dubbi che questa sia una buona idea, per le ragioni che dicevo prima di come vedo e nel nostro gruppo vediamo questa idea di rapporto tra politica e tecnologia. C'è l'idea del reddito universale, chiamiamolo per distinguerlo dal reddito cittadinanza come è stato fatto in Italia, del reddito universale è tutto sommato un'idea che lascia campo libero allo sviluppo tecnologico, esattamente il contrario di quello che dicevo prima, che non si pone il problema di come progettare la tecnologia, come introdurre la tecnologia in società, che dice alle aziende: fate quello che volete, tanto poi arriva lo Stato, vi fa pagare un po' di tasse e dà quattro spicci a tutti, se volete. Questa è un po' l'idea del reddito universale, detta male. Il lato nobile è quello di dire: consentiamo a tutti, indipendentemente da che posizione si troveranno, di avere un minimo di reddito che li garantisca, che ovviamente, ripeto, mi piace ed è un principio nobile. Quello per intenderci, lo trovo non abbastanza ambizioso. Ecco, non è che non mi piaccia il principio, trovo che non sia abbastanza ambizioso, perché è un principio che richiede alle persone di accontentarsi di briciole in un mondo dove verrà prodotta una ricchezza enorme. Cioè è una soluzione che non affronta il tema della disuguaglianza e non affronta il tema della giustizia dei processi di sviluppo economico e tecnologico. E in più non risolve il problema del senso che le persone possono avere, perché ovviamente il fatto che tu abbia, dipende anche dal come viene realizzato, quanto, ma tutti dicono che per quanto a livello economico uno possa ambire a dare un minimo reddito, sarà un reddito che corrisponde a un salario minimo, nella migliore delle ipotesi. E con un salario minimo uno non si paga nessuna formazione per sviluppare delle capacità, degli interessi, un significato di appartenenza sociale, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto possa essere secondo me una buona idea in generale, soprattutto se vista come una soluzione, una risposta al problema della disoccupazione tecnologica, a me sembra non solo insufficiente, ma anche andare nella direzione sbagliata, per le ragioni che vedete qui. Ho cercato, in questo lavoro che stiamo facendo con i miei colleghi, di fare un paragone tra quali sono i principi che stanno dietro all'idea del reddito universale e i principi che stanno dietro all'innovazione responsabile, come stiamo cercando insieme a tanti altri di proporlo. E per semplificare, questo è l'ultimo pezzo un po' di filosofia, perché anche qui potreste domandare perché un filosofo dovrebbe occuparsi di queste cose.
ci sono dei modelli di giustizia diversi alla base di questi principi. E tutto sommato, John Rawls, lui stesso probabilmente aveva una visione molto più complessa, ma Philippe Vanparijs, che si dichiara un rawlsiano e che è il promotore del reddito universale come network mondiale per eccetera eccetera, ha questa visione di giustizia redistributiva abbastanza semplice, cioè c'è chi produce e verrà tassato e queste tasse verranno utilizzate per fornire a tutti una forma di sufficiente rispetto di sé e soddisfacimento dei bisogni primari eccetera eccetera. Allora, quello che stiamo facendo in questo paper, in questo articolo, è cercare di vedere, di criticare il progetto reddito universale a partire dalla filosofia che ci sta dietro. Quindi di vedere quali sono state le critiche a questa idea di giustizia redistributiva di Rawls, in particolare Michael Walzer e Amartya Sen, e vedere come l'idea della innovazione responsabile potrebbe beneficiare da queste altre teorie che cercano di prendere un approccio più complesso alla giustizia sociale di quello di una semplice garantire i requisiti minimi di accesso a dei beni primari, tipicamente reddito, sanità e qualche altro bene che è identificato come scuola, qualche altro bene che è identificato come universale, necessario per sviluppare una vita dignitosa. E in sostanza due parole, anche per giustificare gli articoli che avete trovato in bibliografia collegati a questa relazione, l'idea di Walzer è quella di dire, e qua semplificherò in maniera vergognosa, abbiate pazienza, ma il tempo è quello che è, e dire giustizia richiede richiede di domandarsi a priori quali principi debbano applicarsi in quali sfere della società. Non va bene fare questo discorso aggregativo di ragionare in termini di distribuzione di beni primari come ricchezza, salute, scuola, perché ciascuno di questi ambiti ha delle logiche di valori interne che non possono essere ridotte a quelle delle altre. Quindi giustizia richiede che a priori, prima ancora di arrivare alla distribuzione di questi beni presunti universali, si ragioni su quali sono i beni e i principi e i valori che hanno significato all'interno delle diverse sfere di giustizia, questo è il linguaggio di Spheres of Justice di Walzer. E quindi la giustizia richiede questa uguaglianza complessa, che non è uguaglianza di accesso a dei beni predefiniti, ma che è distribuzione dei beni che sono rilevanti in certi domini, nella sanità, nel lavoro, nelle relazioni umane, identificare quali sono i beni, principi e valori che hanno significato all'interno di queste sfere e fare in modo che questi beni siano protetti e non necessariamente qualche bene generico identificato come necessario e sufficiente a garantire la dignità come il reddito o l'accesso a dei servizi. E applicato alla tecnologia, questo è il paper che l'articolo che troverete in bibliografia, la traduzione italiana esiste, e troverete quello, abbiamo provato ad applicare questa idea. In quell'articolo non citiamo Walzer, avevamo un'altra cosa in mente, ma il senso è un po' lo stesso. Questa idea che per esempio nella sanità, se dobbiamo domandarci quali sono le attività che possono essere, devono essere sostituite da macchine e quali non lo sono, appellarsi a un generico riferimento a quali sono i principi della sanità non è utile, perché all'interno delle pratiche di sanità ci sono gruppi di attività che sono diverse, che hanno principi diversi, valori diversi. Quindi per esempio un conto è un robot per l'assistenza alle persone, un conto è un robot chirurgico, un conto è un robot come questo di questa figura, che è un robot molto utile che va a raccogliere i campioni di urine nei reparti pediatrici per poi fare le analisi tossicologiche. E anche in quell'attività ci sono diversi principi, c'è il principio della sicurezza degli infermieri che in questo modo non vengono a contatto con sostanze tossiche, ma c'è deve essere anche il principio della responsabilità del personale sanitario che rimanga in grado di supervisionare e intervenire se necessario. E tutte queste scelte di valore all'interno delle specifiche attività richiedono forme di progettazione diversa a monte e non nell'uso, nella progettazione, perché di nuovo se un robot non ha una certa funzione l'operatore sanitario, per quanta buona volontà abbia, non potrà mettercela. Quindi di nuovo è una responsabilità della progettazione e non solo una responsabilità dell'uso. E infine l'ultimo punto che voglio toccare è capability approach, l'approccio delle capacità di Amartya Sen e Martha Nussbaum, che sono stati altri critici di Rawls. Amartya Sen, come sapete, premio Nobel per l'economia, indiano di origine, studiato in realtà poi nel Regno Unito,
E la sua critica di nuovo a Rawls era in qualche modo complementare, simile ma diversa a quella di Walzer, e diceva di nuovo l'idea di questi della distribuzione di questi beni primari come criterio fondamentale di giustizia è problematica tra le altre cose perché non tiene conto del fatto che persone diverse in situazioni diverse possono beneficiare in modo diverso, addirittura possono non beneficiare del tutto di certi beni e servizi, se non hanno la struttura sociale e culturale che li sostiene nel poter utilizzare questi beni. Essendo un italiano che vive in Olanda, senza entrare in esempi che hanno a che fare, Steiner aveva in mente ovviamente questa ingiustizia globale, e l'altra critica era che la teoria di Rawls tipicamente si applica in stati-nazione già strutturati come quelli industrializzati, ma non necessariamente si applica in contesti che non hanno tutte le infrastrutture sociopolitiche nelle quali, degli stati nei quali questa teoria è stata elaborata. Ma un altro modo di vedere la cosa da italiano che vive in Olanda è per esempio l'uso delle biciclette e delle automobili. Io ho venduto l'automobile, ho avuto un figlio e ho venduto l'automobile, che è il contrario di quello che le persone fanno in Italia. In Italia se hai dei figli compri l'automobile perché ne hai bisogno, perché non puoi affidarti alla bicicletta e ai mezzi pubblici. Io ho detto, sai che c'è? Che anzi, ho dei costi, adesso col bambino vendo l'automobile e risparmio un po', tanto va benissimo, uso la bicicletta, uso i tram, che viva Dio in Olanda funziona abbastanza bene. Il paese è piatto, è pieno di piste ciclabili e soprattutto, e questo è il punto che voglio fare, a nessuno frega niente se tu vai in macchina o vai in bicicletta. E se tu come professore ti presenti a una lezione fradicio perché sei arrivato in bicicletta e sei zuppo dalla testa ai piedi ed entri in aula e ti togli il Q-way e copri i pantaloni e fai lezione con i capelli bagnati, non gliene frega niente a nessuno perché è quello che fanno tutti. Secondo me in Italia è un po' diverso, se un professore fa una cosa del genere, secondo me perde un po' di rispettabilità e di dignità. E questo è tipicamente un esempio molto stupido di una sovrastruttura culturale che rende l'utilizzo di una tecnologia più difficile. E quindi semplicemente dire, beh, mettiamo più biciclette in Italia, è un esempio veramente stupido, non necessariamente risolve il problema di cosa le persone ci faranno con le biciclette, se non hanno la forma fisica, la cultura e le infrastrutture sociali per utilizzarle. E ovviamente esempi più seri sarebbero quelli di Sen, di fare una linea della metropolitana in India, dove poi, e dire quindi tutti adesso hanno accesso ai trasporti perché ci sono fermate alla metropolitana ovunque, in un paese in cui le donne non possono salire sulla metropolitana perché non si sentono sicure di farlo. Quindi di nuovo l'aspetto della distribuzione dei beni va sempre accompagnato alle infrastrutture culturali, sociali, delle persone, dei gruppi a cui questa distribuzione di beni si occupa. E nel caso della tecnologia, per esempio, le tecnologie digitali, con questo chiudo, l'esempio ovvio è quello di una digitalizzazione e di un progresso dell'applicazione delle tecnologie digitali che guarda soltanto alla lettera di che cosa queste tecnologie in teoria possono offrire. In Olanda c'è stata a un certo punto una cosa che si sta cercando di fare anche in Italia, la digitalizzazione dei sistemi delle carte di trasporto. Quindi io adesso ho un'unica tesserina con la quale salgo e scendo dai treni, gli autobus, le barche, i traghetti, e la stessa carta con un credito sopra. Non devi mai più comprare biglietti, sali e scendi, strisci, tocchi, qualsiasi mezzo tu prendi, che è comodissimo. E sembrava la panacea di tutti i mali. Ma quando è stata introdotta in un modo che per esempio non teneva conto del fatto che un sacco di persone non era abituata all'uso di queste carte, che le persone, per esempio, più in età avanzata non avevano nessuna intenzione di andare alla macchinetta a fare il ricarico e volevano andare a parlare con una persona che gli desse il biglietto, eccetera, eccetera. E non teneva conto appunto delle diverse esigenze, di diversi gruppi, diversi spazi, diverse attività della società. E di nuovo questo è interessante perché questa è una teoria politica e se tra l'altro nonostante questa cosa sia potenzialmente applicabilissima all'ambito della tecnologia, lui di tecnologia si è occupato pochissimo, cioè in tutta la sua mole di lavoro c'è un esempio, che è quello della bicicletta, credo. Non si parla di tecnologie, men che meno di tecnologie digitali, eccetera. Però parallelamente, e di nuovo qui l'utilità di mettere insieme queste tradizioni e discipline diverse, parallelamente nella teoria della progettazione, invece questa idea si chiama progettazione partecipatoria e richiede che per esempio, no, come dicevo prima, si includano le persone che poi dovranno utilizzare questa tecnologia nel processo di produzione e di progettazione della tecnologia, in modo tale da fare sì che si corra meno il rischio che la tecnologia venga sviluppata secondo logiche e interessi che poi risultano essere distanti dai reali bisogni e delle persone che li utilizzeranno. Questo
Questo credo sia quello che volevo condividere con voi e adesso direi che abbiamo un po' di tempo per le domande. Grazie professor Filippo. Benissimo, possiamo iniziare subito, così andiamo direttamente nel vivo. La ringrazio molto, la ringrazio veramente tanto, perché ho sentito una lezione che mi ha convinto e ha aperto molti punti. Vabbè, adesso spiego anche perché. Io ho iniziato a programmare nell'IBM nel 66, continuo tuttora a programmare. Scrivo linee di codice. Mi sentite? Ok. Quindi conosco il problema di scrivere programmi, che adesso si dicono algoritmi, vabbè, io continuo a dire programmi, vabbè, pace. No, volevo fare qui, ovviamente, tra l'altro, altro punto che finalmente mi ha aperto il cuore, nel senso che ho sentito parlare di conoscenza non limitata a compartimenti stagni, insomma, la conoscenza è contestuale, quindi deve essere in un contesto, cosa che non è frequente trovare, quindi mi congratulo. Vabbè, arrivo al punto. Il termine intelligenza. Allora, parto appunto dal fatto di scrivere codici. Allora, per scrivere codici si usano solo strumenti razionali, cioè si usa semplicemente una logica che è quella, non ce ne sono altre. I calcolatori sono ancora quelli inventati da von Neumann e rimangono quelli, non ce n'è. L'intelligenza, se parliamo di essere viventi, esseri umani, invece è irrazionale, cioè l'intelligenza non è solo razionale, è anche irrazionale. Quindi bisogna tener conto, almeno nel pensare al futuro, bisogna tener conto che qualsiasi programma si riesca a scrivere non sarà mai in grado di confrontarsi con appunto l'intervento umano, cioè biologico, perché la conoscenza ha origine solo tra esseri viventi, tra esseri biologici. La conoscenza nasce come interazione fra strutture conoscitive e l'ambiente, è lì che si sviluppa. Noi siamo in grado di razionalizzare e quindi fare macchine, ma non siamo in grado di dire tutto ciò che noi facciamo. Chiuso. No, vorrei solo chiudere con una battuta dicendo questo. In 50 anni e passa di lavoro io non ho mai sentito né visto piangere o ridere una macchina. Ora, dato che i sentimenti sono quelli che ci muovono, e quindi le macchine, che io sappia. Grazie. Non potranno fare la stessa cosa, credo sia la conclusione, no, era una conclusione aperta, ma credo che nel senso le macchine non potranno mai eguagliare questa capacità umana. No, grazie, grazie per i suoi ringraziamenti, sono io che ringrazio lei per essermi grato, possiamo andare avanti. No, sul punto, secondo me c'è una cosa, sono fondamentalmente d'accordo con lei, però c'è una differenza fondamentale, io non sono un esperto, forse lei lo è più di me, però mi pare di capire che la novità delle forme di intelligenza artificiale degli ultimi 10 anni sia proprio quella di essere uscita da questa logica di rispondere alla programmazione in maniera meccanica, e sia quella di essere diventate delle forme di intelligenza che apprendono dall'ambiente, che imitano i comportamenti umani sulla base dell'acquisizione fondamentalmente delle masse di dati. E quindi io vedo i miei colleghi che insegnano ai robot a saltare, a far girare una frittata in padella, e lo fanno non programmandoli, perché questo richiederebbe troppo tempo e sarebbe impossibile, quello in cui la robotica ha sempre fallito, ma dandoglielo da fare, mettono un robot che per una settimana lancia frittate per tentativi e apprende, e quando sbaglia ha un feedback negativo, quando la fa giusta ha un feedback positivo, e lui si aggiusta e lo fa milioni di volte finché alla fine lo fa esattamente come lo fa un essere umano. Quindi io penso che ci siano delle differenze importanti, non si debba semplificare troppo la differenza tra intelligenza umana e intelligenza delle macchine, perché l'intelligenza delle macchine
ripeto, fondamentalmente rimango convinto che restino differenze profonde, soprattutto sul coinvolgimento emotivo, morale, eccetera. Ma dal punto di vista dei processi cognitivi, nonostante rimangano differenze, l'intelligenza artificiale attuale negli ultimi 10 anni sta andando più nella direzione di imparare strategie anziché semplicemente riproporre quello che è stato, per la quale è stato programmato. L'esempio del gioco degli scacchi o del gioco di Go, no? Dove Di Maio ha vinto, è questa idea qua, che il gioco di scacchi è un gioco a mosse limitate, quindi tu ci puoi, la macchina vincerà sempre perché è più veloce a fare insieme, mentre l'altro gioco richiede di capire quali sono le strategie dell'avversario, eccetera. Dica. Certamente, assolutamente. Riprodurrebbero la situazione che abbiamo fra noi umani, cioè ci saranno gli specialisti, ma perfetto, non ci sarà mai perfetto una conoscenza contestuale. Quindi quello che fa girare la frittata non sarà capace di fare altre cose. È possibile, no? Questo resta un fatto. Sicuramente quello che è vero, e su questo sono d'accordo, anche tutti gli specialisti sono d'accordo con lei e con me, che l'intelligenza artificiale generale è lontanissima, se non impensabile in questo momento. Cioè è pensabile che ci siano macchine che raggiungono l'efficienza e l'intelligenza umana in uno specifico dominio, ma non la capacità di saltare da un dominio all'altro e collegare i domini, cioè questa capacità di visione ampia delle cose. Io chiudo. Comunque sia, sarò felice quando sentirò un risponditore automatico dimostrare un minimo di capacità. No, ecco, no, perché l'empatia, per esempio, al momento ovviamente è impensabile per le macchine. Però a gennaio andrò in Giappone, sono stato invitato, sono molto contento, a trovare Minoru Asada, che è un roboticista famosissimo, che ci ha visitato a Delft, l'abbiamo portato a cena, quindi è stato gentile, ci ha poi invitato a Osaka. E lui ha questo progetto di studiare lo sviluppo dal punto di vista dell'evoluzione biologica del sistema nervoso umano e di cercare di riprodurlo in sintetico, cosa che io trovo abbastanza inquietante, ma che nella cultura giapponese suona meno inquietante di quella della cultura città, a quanto so, ripeto, qua entro nell'aneddotica e non voglio parlare all'esperto perché non lo so. Comunque, grazie. Prego, vediamo. Sì, grazie della lezione. Due domande. La prima è la riflessione legata a tutta la normativa europea sulla protezione dei dati. Se secondo lei è uno dei pochi esempi in cui si chiede di progettare tenendo conto dei valori? Sì. Rispondo brevemente, la risposta è sì, e noi siamo molto fieri perché per la prima volta si usa privacy by design nella normativa, che è una variazione del value sensitive design, quindi assolutamente sì. Okay. Risposta breve sì. E l'altra invece è se in alcuni casi, ad esempio ho in mente l'health technology assessment o anche le evoluzioni in alcuni campi della medicina, se invece il progettare sulla base di determinati valori e quindi tenere a priori presente l'etica non possa essere un ostacolo all'innovazione tecnologica e quindi la necessità di contemperare i differenti interessi, se concordano. Sì. Allora, dico ancora una cosa veloce sulla GDPR, sulla normativa europea, che quindi in generale sì, penso che sia stato il primo caso in cui il legislatore ha cercato di dire esattamente quello che ho appena detto io, e quindi siamo molto contenti, io sono molto contento di questo. Al tempo stesso ci sono un sacco di problemi che restano, per esempio il modello del Meaningful Human Control, stiamo cercando di applicarlo anche alla GDPR, per esempio la GDPR dice, usa questa formulazione generica per la quale il soggetto del trattamento dei dati non deve mai essere sottoposto a un processo decisionale che è esclusivamente fatto dalle macchine. Però cosa vuol dire? Ci risiamo. Cosa vuol dire? Se c'è una persona che mette un timbro sulla base del processo che è stato deciso dalla macchina, allora è in conformità con la GDPR perché non è stato fatto esclusivamente dalla macchina, perché c'era un essere umano che da qualche parte ha detto bah sì, direi che se la macchina dice così va bene. Oppure no, che tipo di intervento umano serve? Dire che serve un intervento umano non risolve il problema. La domanda è quale? Può l'innovazione responsabile frenare l'innovazione? Questa è l'obiezione ovviamente più immediata che ci viene fatta dall'ambito industriale. E se iniziamo a mettere tutte queste cose dentro, poi costa troppo, richiede troppo tempo, eccetera. Però se ci pensiamo, non è proprio così. Cioè, è anche una questione culturale. Cioè, sono dei parametri di progettazione. Ci sono dei parametri di progettazione. Nessuno farebbe mai un commento del genere sulla sicurezza.
Cioè, diciamo, ci sono dei valori che sono ormai incardinati nella cultura ingegneristica, che nessuno sognerebbe dire, beh, però, se adesso vogliamo tutta sta sicurezza, come facciamo con l'innovazione? Perché li consideriamo ormai dei principi interni della disciplina e non li avvertiamo come un ostacolo, un limite. Allora, l'idea è anche di cambiamento culturale. Se noi iniziamo a considerare certi principi morali, giuridici, come dei requisiti indispensabili, a questo punto diventano semplicemente dei requisiti in più, anzi possono essere una spinta all'innovazione. Pensi alla legge che è stata appena passata in Olanda, parlo dell'Olanda solo perché Vigolino pare sia il posto più del mondo, tutt'altro, sulle auto elettriche. Adesso in Regno Unito e in Olanda si è detto che dall'anno, non mi ricordo quale, non si potranno più vendere auto che non siano elettriche, quindi potranno andare, essere usate ancora quelle che sono in circolazione, ma tutte le auto nuove dovranno essere elettriche. Uno dice, beh, questo però è un ostacolo all'innovazione, perché o no? È una spinta all'innovazione, è un limite che costringe tutti a ripensare a come produciamo le auto, e serve più innovazione, più creatività per ripensare il mercato, la produzione delle auto sulla base di requisiti diversi. Quindi diciamo che la risposta è sì e no. Sicuramente pone dei limiti a chi è legato a un vecchio modo di produrre e di ragionare, ma al tempo stesso stimola chiunque invece voglia provare a progettare e a ragionare in modo diverso. Sicuramente richiede un cambiamento di prospettiva. Non si può solo innestare nel sistema com'è e pensare che sia, diciamo, sufficiente. Prego. Il microfono. Innovazione responsabile. Le voglio porre due questioni, non so se le ha mai affrontate, e vedere come lei lo applica. Primo, il monopattino elettrico. Cerco di spiegare. Qual è il problema del monopattino elettrico? Il monopattino elettrico va a 30 all'ora. Dove deve andare? Perché se decidiamo che può andare sui marciapiedi, in caso di impatto muore sicuramente il pedone, perché si trova una cosa che gli va a 30 all'ora addosso, è morto. Si fa molto male, cioè bisogna decidere se li facciamo andare sui marciapiedi, si fa molto male il pedone, non quello che ha la cosa. Se decidiamo di farli andare in strada, c'è un duplice problema: si fa molto male in caso di scontro e soprattutto se deve mettersi il casco, evidentemente, perché non si capisce perché il motorino vada in casco o meno, a questo punto uno dice mi tengo il motorino e non il monopattino. E quindi volevo sapere la sua opinione su questo. Secondo quesito, le slot machine, no? Come sa, come io ovviamente lo sa, però appunto mi capiva di occuparmene, le slot machine hanno un sistema dentro informatico che è pensato ovviamente a far perdere. Più ci giochi più ci perdi, evidentemente. Su questo lo Stato fa il guadagno, evidentemente. Può esserci il sistema di progettazione? Qual è il livello etico? Perché ovviamente più si perde, più lo Stato ci guadagna, però più si perde, più il cittadino, la ludopatia, ci perde. C'è in questo un'eticità nel dilemma che si può raggiungere? Grazie. Grazie, sono domande stupende, sono casi di studio meravigliosi. Quello della slot machine non ci avevo mai pensato, quello dei monopattini sì, perché ovviamente lavorando su trasporti eccetera è un tema caldo di discussione. Beh, allora ovviamente ovviamente non ho la risposta esatta di sì, c'è il modo e qual è, però posso dire, come credo fosse la sua domanda originale, come si applicherebbe questo processo a questi esempi. E sono due esempi eccellenti, cioè l'esempio del monopattino mostra che anche la tecnologia più semplice, perché poi non è che il monopattino elettrico sia questa tecnologia sconvolgente, è un monopattino elettrico, insomma. Però cambia completamente il modo di pensare la progettazione dell'infrastruttura tecnica e sociale. Molto banalmente la nostra società dal punto di vista tecnico delle strade e dal punto di vista culturale delle regolamentazioni, eccetera, non è preparata per questa tecnologia. Allora, la risposta breve sarebbe: prima di introdurre il monopattino devi produrlo avendo già in mente dove lo farai andare, e non buttarlo sulla strada e poi dire se la vedrà il legislatore o se lo vedrà la gente, alla fine troveremo il modo, perché magari non lo troviamo il modo, o lo troviamo a costo di incidenti, di caos, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente questo è un ambito nel quale
E in realtà lo stesso dibattito sui veicoli a guida autonoma, ancora di più, dove dovrebbero circolare, dovrebbero avere delle corsie speciali e via dicendo. Quindi io non ho la risposta precisa a quale sarebbe il modo migliore, ma la risposta è sicuramente non è quello di buttarli per strada e poi vedere. Primo. Secondo, allora qual è il modo? Il modo sarebbe nella fase di progettazione, solo che tutte queste cose mi rendo conto che soprattutto in Italia, che è un paese dove i processi politici sono complessi, corrotti e quant'altro, è molto difficile perché la risposta è creare nuovi processi politici. E questo mi rendo conto che in Italia fa venire la pelle d'oca a chiunque, appena tu dici creiamo nuovi processi politici, perché uno ha in mente i processi politici inefficienti, corrotti e quant'altro, che spesso ci sono nella politica italiana. Ma in generale l'idea è di creare, di nuovo, di pensare alla progettazione di questi, anche dell'apparecchio tecnologico relativamente semplice come monopattino, come una progettazione politica, che richiede il coinvolgimento dei comuni, dei cittadini, degli utilizzatori finali, degli automobilisti, di tutti coloro che potrebbero essere influenzati, e richiede una progettazione che tenga conto di queste cose. La stessa cosa per le slot machine. Sulle slot machine forse una risposta anche più diretta, cioè le slot machine sono chiaramente indirizzate, di nuovo l'analisi, l'innovazione responsabile richiede fare esattamente quello che lei ha fatto, cioè individuare quali sono i principi di progettazione. Il principio di progettazione della slot machine è evidentemente quello di creare dipendenza, perché qualunque studio psicologico sa, ormai conosce a memoria le logiche della dipendenza da gioco d'azzardo. Per esempio, di nuovo posso farle come esempio di un tentativo, l'Olanda di nuovo è famosa per aver tentato di trovare questi compromessi nella regolamentazione di attività come la prostituzione, il gioco d'azzardo, eccetera, e di trovare questo compromesso nel quale si possano garantire libertà e ottenere benefici senza creare troppi effetti collaterali indesiderati. Per esempio, ho letto un articolo l'altro giorno che mi ha sconvolto la parola grossa, ma mi ha molto colpito sul fatto che in Olanda, per esempio, fino a pochi anni fa era vietato il gioco online, ma erano legali tutti i casinò. E in Italia abbiamo un ragionamento contrario, no, il casinò è male, perché il casinò, no, è il gioco d'azzardo, però poi puoi giocare al bar e sul telefonino. E Olanda ha fatto il discorso, dice, scusa, tanto la gente vuole giocare, almeno li fai giocare nei casinò, che sono luoghi dove hai un controllo, un limite di tempo entro il quale puoi giocare, dei stimoli sociali che non ti chiudono nel tuo gioco, un controllo sociale informale di persone intorno, sei costretto a alzarti dal letto, a vestirti e andare e non a giocare alle 2 di notte sullo smartphone nel letto, non so se sia la soluzione giusta, però l'idea è di nuovo creare un compromesso tra valori e principi e implementarlo nella progettazione, non solo tecnica ma anche delle strutture sociali che stanno intorno al gioco. Però sono due esempi eccezionali, grazie. Prego. Volevo tornare un attimo alla guida autonoma di cui mi sono occupato alcuni anni fa. Mi aveva incuriosito il fatto che il Ministero dei Trasporti tedesco avesse istituito una commissione etica, di cui tra l'altro faceva parte anche un teologo, per definire le regole per la progettazione degli algoritmi per la guida autonoma. No? Se ricordo bene, la conclusione era stata che comunque il massimo livello di autonomia fosse fuori legge. Si può dire qualcosa in merito? Sì, anche perché tra l'altro dall'epoca, da allora, quello che è successo è che adesso la Commissione europea ha creato un piccolo gruppo che si occupa di queste cose di cui faccio parte, e il documento tedesco era l'unico esistente a livello nazionale, quindi è stato uno insieme al mio piccolo libro bianco per l'Olanda. Però quello era il documento di riferimento, quindi effettivamente sì, l'abbiamo studiato e guardato come modello di riferimento. Ed era interessante vedere proprio quello che diceva lei, che siccome la maggior parte dei filosofi che ne facevano parte erano o teologi o filosofi di matrice kantiana, come spesso capita in Germania, c'era molto questa idea della deliberazione razionale umana come centrale allo sviluppo delle tecnologie morali. Ed era, secondo me, spinta in una direzione che per me era perfino eccessiva, e anche controproducente, perché poi diceva una cosa della serie, quindi ci deve essere sempre un essere umano al momento preciso della scelta che interviene e fa la deliberazione morale. Che a me sembrava un po', cioè, un'applicazione un po' di nuovo semplicistica di questa idea che avere moral agency, quindi questa agenzialità morale, presuppone che ci sia sempre l'essere umano che al momento decisivo è lì a deliberare e a soppesare.
che è una, secondo me, una versione un po' caricaturale dell'idea kantiana dell'importanza della deliberazione. Perché? Perché la deliberazione morale, di nuovo, può avvenire nella fase di progettazione. Non è che necessariamente la deliberazione morale deve avvenire da parte del guidatore nella circostanza specifica. Si può progettare il sistema, sono sempre esseri umani che progetteranno il sistema limitando per esempio l'uso di machine learning o sistemi che possano interrompere la catena di responsabilità tra la progettazione e l'esito finale, ma nulla vieta che si possa garantire, che poi il nostro progetto è che si possa garantire di nuovo capre e cavoli, cioè avere livelli di autonomia operazionale sufficientemente efficienti mantenendo una solida catena di collegamento con le ragioni morali di chi ha progettato il sistema. Quindi grazie, perché questo è stato un esempio con cui ci siamo confrontati, perché da un lato eravamo d'accordo con lo spirito, diciamo, del documento tedesco, che era quello di garantire la responsabilità morale umana, ma al tempo stesso io personalmente non ero del tutto d'accordo con questa idea che l'unico modo di farlo fosse, perché fosse garantire l'intervento umano e quindi vietare a priori qualsiasi forma di delegazione delle decisioni sensibili. Perché penso che siano forme di delegazione, pensiamo alla politica di nuovo. Di fatto noi deleghiamo una valanga di decisioni sensibili ad altre persone, ma lo facciamo nella speranza, spesso illusoria, ma in teoria nella speranza che il sistema sia costruito in modo tale che le persone o le istituzioni alle quali deleghiamo le scelte le faranno sulla base di principi alle quali abbiamo consentito, eccetera, eccetera. Quindi la mia idea è esattamente quella di pensare alla progettazione dei sistemi informatici come un processo politico, dove noi deleghiamo un sacco di cose, ma solo a condizione di avere certe garanzie che la delegazione della catena decisionale avverrà secondo rispetto di alcuni principi, intenzioni, ragioni, eccetera. Prego. Grazie, volevo dire che dunque la relazione mi sembra molto interessante e se posso fare un parallelo magari azzardato, assomiglia all'introduzione all'interno dell'edilizia, dove io lavoravo, del sistema BIM, che è un modello di un modo di progettare in tre dimensioni, in cui quindi lo sforzo di progettazione non è solo progettare un edificio come è fatto secondo determinati parametri, ma è pensare a chi lo utilizzerà, quindi con altri soggetti che intervengono, soprattutto a tutto il tema enorme della manutenzione, del consumo energetico, quindi è un salto molto grande. E questo tipo di approccio effettivamente rispetto a temi che danno le vertigini e suscitano scenari inquietanti, obiettivamente tutti i temi morali, eccetera, eccetera, danno un'immagine abbastanza cupa, secondo me, del mondo a venire. Beh, introdurre questi elementi di obbligo, di rispetto di parametri, di coprogettazione, eccetera, mi sembrano particolarmente interessanti. Due domande però. Una, le macchine cominciano a progettare macchine, quindi questo già coprogetteranno macchine, cioè progetteranno macchine insieme a chi, con quali parametri, prima cosa, domanda. E quindi si riuscirà a introdurre in questo passaggio che è molto veloce, cioè certo non è domattina, ma 10 anni, 20 anni, ci sono scenari che non riusciamo nemmeno a immaginare. Quindi come farà l'uomo a introdursi in sistemi di una complessità tali dove decide cosa quando la macchina la sta progettando un'altra macchina che lui ha progettato? Prima domanda. E quindi dobbiamo porre limiti? Domanda. Riusciremo a fermare questi processi, perché al di là della buona volontà degli studi delle università ci sono forze in campo come sempre dappertutto che valgono milioni di miliardi, cioè cifre spaventose in gioco, Google, Facebook, quindi da una parte c'è una volontà tra virgolette, chiamiamola politica e morale, dall'altra c'è una potenza economica e di forze e risorse in campo. Insomma, non mi sembra tanto equilibrata, non solo, ma poi ha una dimensione internazionale, mentre le forze che noi abbiamo, di cui pensiamo, sono lo Stato dell'Olanda, meritevolissima, o dell'Italia, o anche degli stessi Stati Uniti, che vediamo Obama, quante problematiche ha avuto, eccetera. Quindi, non dico riusciremo a fermare, ma è un gioco equilibrato,
cosa fare, e quindi torna la politica in qualche modo su questa cosa. Seconda, cioè, altra piccola domanda, l'introduzione di un reddito universale, cioè di pensare che lo sviluppo tecnologico ridurrà nel tempo la capacità del sistema di produrre posti di lavoro, quindi di dare all'uomo, all'essere umano, soddisfare quelle capabilities che diceva, beh, insomma, quelle cose che sono state dette, le possibilità di realizzarsi, di fare delle cose, di essere utile, beh, non può alimentare anche è come sottoscrivere che l'uomo diventa inutile, l'essere umano potrebbe diventare inutile. E oggi, certo, oggi è una cosa che ci fa rabbrividire, e quindi io probabilmente non vedrò un mondo fatto così, però introduce dei fattori in cui adesso qui appunto vengono le vertigini a pensarci, non vorrei scadere nella fantascienza, ma sono veramente, veramente inquietanti. Quindi che fare? Grazie mille. No, allora, velocemente, sono tre punti. La cosa della progettazione, l'edilizia, è assolutamente centrale. Cioè, quello che voglio dire è proprio che non voglio dare l'idea che quando dico che dobbiamo fare lavori interdisciplinari sono i filosofi, i politici che devono dire agli ingegneri come fare. Perché a volte c'è una conoscenza sul campo degli sviluppi, nella teoria della progettazione, come facevo l'esempio della participatory design, che è un'idea che viene dalla progettazione, non viene dalla filosofia. Quindi come filosofi, come politici, come persone interessate a queste cose, questo è un esempio eccellente di come andare, e noi lo cerchiamo di farlo adesso, parli con gli ingegneri, gli racconti questa teoria, se sei, come dire, aperto da tutte e due le parti, vengono fuori esattamente queste considerazioni qua, diciamo, ma guarda che noi in ingegneria abbiamo da anni questo modello, e noi filosofi andiamo lì e lo guardiamo, diciamo, beh, bello, proviamo a collegare questo all'idea del capability approach, del value sense design, e questo è esattamente il tipo di lavoro che facciamo, quindi grazie, esattamente quello. Sulle altre due domande, diciamo, un po' più critiche. Macchine che progettano macchine, poteri economici. Sicuramente, però, di nuovo, mi sembra che ovviamente il tema è difficilissimo e mette le vertigini, ma le mette soprattutto se noi ragioniamo in termini di il singolo essere umano che cerca di competere con il sistema complesso. Questo ovviamente è uno scenario kafkiano, angosciante, dal quale non c'è uscita. Però di nuovo, se noi vediamo non il singolo essere umano, ma la creazione di un'istituzione complessa che cerca di controbilanciare un'altra istituzione complessa, che è l'istituzione economica, tecnologica, allora il gioco diventa già un po' più pari. Comunque difficile, perché faceva giustamente l'esempio dell'amministrazione degli Stati Uniti d'America, che è un'istituzione abbastanza potente e complessa, ma che comunque ha difficoltà a competere, a regolamentare e a interrelarsi con il sistema economico-tecnologico americano. Però di nuovo, se pensiamo di nuovo a livello politico che possa essere lo Stato dell'Olanda o lo Stato italiano a affrontare questi problemi, non ce la faremo mai. Nella migliore ipotesi può essere l'Unione Europea a livello di dimensioni, e la GDPR è un esempio con tutti i suoi limiti, il primo esempio che va in questa direzione di affrontare il tema della privacy, ed è probabilmente troppo tardi, è arrivata troppo tardi perché ormai i dati erano già dappertutto, ma una GDPR 20 anni fa sarebbe stata un'operazione efficace, con tutti i limiti, di dire, beh, come fai a competere? Beh, intanto ci mettiamo a competere a livello di Unione Europea e non a livello di singoli cittadini o di singoli stati. E poi competiamo non a livello di fermare. L'altro aspetto della sua domanda è come facciamo a fermarlo. Probabilmente non possiamo e non dobbiamo, però dobbiamo governarlo. E l'unico modo di governarlo è creare istituzioni umane. La risposta breve è che i singoli esseri umani non potranno mai competere con i sistemi complessi. Ma istituzioni umane, forse sì. E l'ultimo punto era il futuro del lavoro e il reddito universale. Sono d'accordo che l'idea esattamente questo, cioè il motivo per cui mi fa un po' paura fare riferimento al reddito universale come soluzione al problema dello sviluppo tecnologico, è esattamente questo, che è un certificare l'idea, beh, non ci sarà posto per noi per fare nulla di utile, almeno becchiamo 4 soldi e ci paghiamo le spese. Non è esattamente questo l'obiettivo, cioè cerchiamo di essere un po' più ambiziosi, cerchiamo prima di tutto di decidere se davvero vogliamo andare nella direzione di un mondo in cui gli esseri umani comuni, perché poi alcuni esseri umani in quel mondo staranno benissimo, quelli che, di nuovo, quei pochi che governeranno questi meccanismi, eccetera. Per cui la risposta breve è che secondo me il grano di verità che c'è nell'idea del reddito universale è che non tutti potremo essere produttivi dal punto di vista economico.
Questo è vero probabilmente, essere inseriti nell'economia come la conosciamo oggi, produrre valori direttamente misurabili secondo i canoni dell'economia tradizionale. Questa sarebbe stata la seconda parte del paper che poi non ho avuto tempo di presentare. Ma questo non vuol dire che non possiamo continuare a produrre valore umano, morale, sociale. E la sfida è cercare il modo di riconoscere e incoraggiare tutte le attività che per noi hanno un valore umano, sociale. Pensiamo a tutte le attività che facciamo per le quali non siamo pagati, che di solito sono quelle che ci interessano di più. No? Uscire con le persone, prenderci cura delle persone care, e badare alla casa, badare ai figli, nessuno ci paga per questo. E sono le cose che ci interessano di più e che facciamo, non so se più volentieri, ma con più trasporto e con più partecipazione. È pensabile un futuro in cui si può girare la cosa in un modo tale che non verremo più pagati per lavorare nel senso tradizionale della partecipazione a processi produttivi strutturati come li conosciamo oggi, ma che magari troveremo il modo per riconoscere valore economico alle attività morali, sociali che facciamo e faremmo comunque. Questa è un'idea che c'è nell'idea di reddito universale. I teorici del reddito universale ti dicono questo, ti dicono, beh, tu avrai quei soldi e finalmente potrai usare quei soldi, non sarai libero dalla schiavitù di dover lavorare per guadagnarti quegli 800 euro, cioè avrai quegli 800 euro comunque e potrai finalmente usare quegli 800 euro per fare sport, fare arte, prenderti cura dei tuoi cari, educare i figli, fare quello che vuoi. Io dubito che in quel modo lì possa funzionare, ma lo spirito è questo qui, cioè trovare il modo di rimanere rilevanti in un sistema economico nel quale non saremo più rilevanti nel modo in cui lo eravamo in passato, una cosa del genere. Ci sono altri? Prego, Stefano. Io stavo provando a ragionare, Ferruccio lo sa, sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alla politica, all'organizzazione della politica. Adesso non sto a fare tutto il ragionamento che ci sta dietro. Ma la battuta che mi sarebbe meglio l'intelligenza artificiale che la stupidità umana, ma non la faremo questa battuta. No, per carità, è una battutaccia giusto perché siamo quasi in chiusura. No, mi chiedo se molte delle cose che lei ci ha detto questa mattina sono applicabili anche a questo settore, perché un troll che diffonde odio o fake news, eccetera, non fa più danni di un veicolo a guida autonoma, anzi ne fa molti di più, forse fa anche molti più danni di un drone che ammazza persone, eccetera, ma ha dietro un sistema di controllo, le regole di ingaggio, che volendo possono essere, diciamo così, facilmente analizzate, documentate, e c'è una catena di responsabilità. Assolutamente. In campo politico non c'è nulla di tutto questo, e i danni che sta provocando questo, come molti dicono, il danno alla verità che fanno gli agenti intelligenti automatici è un danno fatto alla democrazia. Assolutamente. E quindi, ecco, mi chiedo se molte delle cose qualcuno, lei o qualcun altro, ha cominciato a ragionare su come si possono applicare principi etici, sia per quanto riguarda il controllo umano, sia per quanto riguarda la progettazione, che è quello che mi interessa di più, anche a un settore che non è quello dei droni. La risposta breve è sì, ci sono persone che se ne stanno occupando, e io personalmente non direttamente, però la risposta breve è sì. La risposta più lunga e più secondo me, di merito è questa. Sono solamente d'accordo con lei che questo è un ottimo esempio, di nuovo, di una tecnologia che fa un danno politico perché non risponde a nessuna logica, diciamo, di controllo democratico, di chi ha progettato questi sistemi di scambi di informazione, eccetera, eccetera. Quello che volevo dire è che, di nuovo, ci troviamo in un mondo in cui, da un lato, la politica... Quindi rispondo anche sì, secondo me sarebbe bene che la politica prendesse più sul serio questi strumenti. E di nuovo, secondo me, per esempio, senza entrare nella politica spiccia italiana che siamo riusciti a resistere per 2 ore, ma l'idea originaria, una delle spinte originarie del successo del Movimento 5 Stelle era questa idea di riavvicinare la politica agli strumenti che le persone nella vita quotidiana usano. Poi è finita, credo, in vacca, ma come si dice a livello filosofico. Ma però l'idea originaria era questa, cioè i giovani ormai si informano in un modo diverso, non leggono i giornali, guardano internet, i giovani anche meno giovani, insomma. Quindi anziché continuare a tutti i costi a voler giocare nel gioco della politica come ha funzionato fino adesso, forse sarebbe ora di aprire la politica
all'uso delle tecnologie, al modo di informarsi, delle piattaforme digitali. Cioè, questa idea secondo me era di per sé corretta, poi ripeto, questo non è in nessun modo un endorsement di null'altro di quello che il Movimento 5 Stelle abbia fatto, ma l'idea di riavvicinare la politica e anche dare alla politica, cioè nelle due direzioni, far sì che la politica prenda la responsabilità di controllare e di governare anche le forme di trasmissione di informazione nuove, uno, e due, che forse non so se fosse parte della sua domanda, ma comunque secondo me è anche importante che la politica utilizzi attivamente questi strumenti. Perché di nuovo è assurdo, la politica, la democrazia come la conosciamo deriva, gli strumenti della democrazia che abbiamo oggi derivano da un'epoca in cui la situazione sociotecnologica era completamente diversa. E quindi questo è un altro ottimo esempio in cui la società e i meccanismi politici si sono allontanati, perché la società ha continuato a svilupparsi secondo le logiche, le nuove tecnologie, eccetera, e la politica è rimasta legata ai meccanismi di comunicazione che non rispondono a queste cose. Quindi sì, è un'altra risposta ancora che le posso dare, che è vero che i sistemi digitali hanno il potenziale. Paradossalmente, noi vediamo i sistemi digitali come luoghi di deresponsabilizzazione, perché il modo in cui sono progettati attualmente favorisce la deresponsabilizzazione. Ma tecnicamente sono sistemi che potrebbero garantire una maggiore tracciabilità, no? Quindi i fautori dei robot militari, quelli che sono a favore, ti dicono no, ma è il contrario, perché guarda che coi droni poi tu sai sempre esattamente la catena di comando, perché tutto è loggato a livello digitale. E tecnicamente credo che questo sia vero. Poi la risposta è vera a metà, perché poi se non c'è la volontà politica di usare quei sistemi, di farli funzionare in quel modo, invece diventa un sistema di responsabilizzazione. Ma tecnicamente le tecnologie digitali danno la possibilità di fornire maggiore accountability, perché tutti tengono traccia di tutto per definizione, no? Quindi di nuovo si tratta di spingere quel potenziale in una direzione piuttosto che in un'altra. E questo è il grado di verità nell'idea che la tecnologia è neutrale, che non è vero che la tecnologia è neutrale, ma il grado di verità è che la tecnologia può andare in varie direzioni a livello di progettazione, prima che a livello di uso. E sono d'accordissimo che la politica e la diffusione delle informazioni sia un campo in cui questo andrebbe applicato sistematicamente, assolutamente. Grazie. Prego, Anna, dopo Nicoletta, prima. Professore, lei pensa che con l'intelligenza artificiale applicata, va bene, nel più vasto settore, adesso non voglio numerarli, possa crescere la ricchezza? Cioè, perché la ricchezza economici. Sì, economici, sì. Esattamente, sì. Perché stavo pensando alla, vabbè, adesso senza disturbare tanto Marx, ma se la prospettiva è quella di usare sempre più, cioè prospettiva è diciamo l'invasione della tecnologia anche nelle azioni umane, negli interventi umani, cioè mi viene da pensare forse in modo un po' semplicistico che la ricchezza magari possa anche ridursi. Quello che dicono, io aspetti, non aspetti, prego, scusi. No, scusi, forse non l'ho formulata molto, molto bene e correttamente. Vabbè, comunque la domanda di fondo è se la ricchezza mondiale, diciamo così, con l'applicazione dell'intelligenza artificiale nei vari ambiti possa crescere. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è se se è inserita, se viene utilizzata anche nella green economy, mm-hmm. e in quale modo? Mm-hmm. Cioè, è molto generica la mia domanda, perché non riesco neanche tanto a immaginare come e dove. Sì. La terza domanda, la sua relazione mi ha da un lato un po' come dire tranquillizzato, rassicurato, perché non nego che io sia molto spaventata dall'uso di queste tecnologie, di questi strumenti, soprattutto a livello militare, e quindi, anzi, spaventatissima. E lei mi dice che comunque il controllo umano c'è, ci sarà, però soprattutto in questi ambiti, quelli di conflitti,
il controllo umano può essere anche nelle mani di persone o di enti, di stati, come dire, poco affidabili. Assolutamente. No, no, poi tanto per essere chiari parto dall'ultima domanda. Non ho detto che il controllo umano c'è, ci sarà, ho detto che il controllo umano è possibile, sì. Ma poi purtroppo la preoccupazione è che in ambiti fortemente segretati, come quelli dello sviluppo delle tecnologie militari, in ambiti con forti componenti politiche e avversarie, dove c'è una lotta alle armi, in cui si finisce per inseguire sempre quello che fa il proprio avversario, il rischio che il controllo umano svanisca invece è forte, quindi non intendevo tranquillizzarla, purtroppo volevo invece dire che è un problema grave nel quale ci sono delle potenziali soluzioni, ma non è detto che verranno raggiunte. Sulle altre domande, vado all'indietro, green economy, sì, per esempio c'è tutto un ambito, la cosa affascinante di queste tecnologie è che uno poi vede di nuovo la punta dell'iceberg e di solito vede le cose preoccupanti in negativo, perché giustamente sono quelle che sollevano poi le domande politiche e etiche, ma ci sono una serie di applicazioni. Gli stessi droni sono usati nei parchi nazionali in Africa per tenere traccia del numero delle specie, degli esemplari di animali. Un tempo si contavano gli escrementi, un tempo 10 anni fa, nei parchi nazionali in Zimbabwe, per sapere quanti elefanti c'erano ancora, che è una superficie vastissima ed è impossibile da documentare, i rangers dei parchi andavano in giro e contavano gli escrementi, dicevano uno deve essere morto perché ce n'è di meno rispetto al mese scorso. Oggi ci sono i droni che girano e li contano, li vedono, eccetera. O pensi all'uso dell'acquisizione di massa dei dati in agricoltura. In Olanda c'è una delle più grandi università che si occupa di biotecnologia e agricoltura, l'Università di Wageningen, e loro sviluppano tutte queste tecnologie per l'agricoltura, che può andare ovviamente in tutte le direzioni. Uno può usare queste tecnologie per il massimo sfruttamento ed efficientismo, che era la visione originaria dell'Olanda, che è un paese piccolo così ed esporta i pomodori in Italia e l'insalata in Italia. Io trovo queste cose aneddotiche, andavo a Torino a Porta Palazzo, mercato di Torino grande, ortofrutticolo, perché abitavo lì vicino, e vedevo l'insalata che arrivava dall'Olanda. E questa cosa mi andava fuori di testa, ma c'era una tale efficienza della logistica e della produzione che al bancarellaro di Porta Palazzo costava meno far arrivare l'insalata dall'Olanda che dall'azienda agricola a 20 km da Torino. Quindi può andare in quella direzione, ma può anche andare invece nella direzione di sviluppare forme di agricoltura sostenibile, perché dati vuole dire potere di sviluppare e indirizzare la produzione nelle direzioni più desiderate. La domanda è sempre qual è la direzione desiderata, che è una domanda poi politica e morale. Sulla prima domanda, che invece mi sono già dimenticato, a questo punto... Ricchezza. Ok, questa è una domanda per economisti su cui gli economisti non sono d'accordo, ovviamente. E alcuni dicono che guardando i dati, in questo momento, per esempio, negli ultimi 20 anni, con l'introduzione di robotica e intelligenza artificiale negli Stati Uniti, almeno quello che si vede, che dicono in questo libro McAfee e Brynjolfsson, è che c'è questo divario tra due parametri dell'economia che in passato erano sempre cresciuti costantemente insieme e che adesso si sono divaricati, e che sono la produttività e il GDP in generale e la distribuzione, quindi la ricchezza mediana delle famiglie, quindi calcolata sulla base della distribuzione, non solo dell'aggregazione. E quello che dicono questi dati è che il GDP è continuato a crescere, quindi sembrano indicare che per il momento, almeno nel breve e medio periodo, l'introduzione dell'automazione aumenta il GDP, ma al tempo stesso aumenta la polarizzazione, accumula la ricchezza in alto. Questo è quello che sembrano indicare i dati adesso. Però di nuovo, le predizioni degli economisti a questi dati lasciano il tempo che trovano, perché di nuovo sono predizioni basate sui dati esistenti e che proiettano l'esistente nel futuro. Per esempio un'obiezione può essere sì, ma nel lungo ci sarà un crollo della domanda, perché se io non sono un esperto, ma se insomma la divaricazione aumenta troppo, che era poi una tesi marxiana, la sovrapproduzione eccetera eccetera, poi l'economia imploderà. Ripeto, io su questo non sono un esperto, però i dati quello che sicuramente indicano è che c'è per il momento, almeno negli Stati Uniti, una crescita economica, ma anche un aumento del divario tra i ricchi e i poveri, insomma, detta brutalmente. Io vorrei capire cos'è questo rumore che... Il telefono?
basta che non sia un allarme antincendio o nulla del genere. Come? Ah, in una borsa fuori, il telefono. Vabbè. Innanzitutto grazie. Io sono un'analfabeta in questo campo e la sua lezione è stata splendida dal punto di vista proprio di percezione e molto molto utile. Grazie. Allora, mi perdoni se non entro nello specifico, ma da premessa può capire che non ho gli strumenti. Volevo sottoporle una considerazione generale. Mentre lei parlava, mi veniva in mente insistentemente il quadro l'affresco della scuola d'Atene che lei ha proiettato all'inizio. E un pensiero mi attraversava ripetutamente il cervello. Stiamo tornando all'aristocrazia, alla Repubblica di Platone. E non pensa però che questo provochi una rabbia sociale, perché ai tempi di Platone c'erano gli schiavi che non avevano consapevolezza di sé. Ma oggi le persone che andiamo ad emarginare sono persone che nel corso degli anni, nel corso del loro cammino, hanno preso coscienza di sé. Io sono un'ex sessantottina, abbiamo lavorato in una direzione affatto diversa. Non pensa che neanche più il sovranismo saprà contenere questa rabbia sociale di vedersi, sì certo, mantenuti al minimo delle possibilità, magari anche teoricamente valorizzati, ma di dentro una voce ti dirà sempre più, io non conto niente. Grazie. E questa nota, chiudiamo con una nota di ottimismo. Allora sì, sono d'accordo che stiamo andando verso l'aristocrazia che si chiama tecnocrazia nella versione moderna. Questo è sicuramente un problema. E quando dicevamo tecnocrazia anche proprio a livello tecnologico, non solo nel senso politico del termine, nel senso più socio-tecnologico, dove i processi politici sono poi governati prima ancora dalle grandi corporation della tecnologia, prima ancora che dalle lobby politiche, come ci invece dicono i sovranisti, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente c'è il rischio della tecnocrazia, dove chi ha il potere sono le compagnie della Silicon Valley, più ancora che appunto che le lobby politiche o i poteri forti tradizionalmente intesi. Quindi la risposta è sì, e quindi l'idea sarebbe invece quella di aprire questa scatola nella direzione di una partecipazione politica anche ai processi tecnologici. Sì. Sulla domanda poi della rabbia sociale, eccetera, eccetera, questa è la grande domanda, di nuovo, non possiamo fare adesso metterci a... Io non sono nella posizione di discutere poi se le profezie marxiste, più ancora che marxiane, si avvereranno, si sono avverate. Storicamente non si sono mai avverate, cioè le rivoluzioni, poi purtroppo, non so se purtroppo per fortuna, io ho la sensazione che questa coscienza di classe poi non so quanto davvero poi si realizzi. Mi sembra che uno dei poteri forti di queste tecnocrazie è quello anche di generare invece una compressione anche di questo diciamo desiderio di rivolta, e questo non so se sia un bene o un male, una considerazione. Mi sembra che il grande potere delle tecnocrazie moderne, delle tecnocrazie appunto dei media, eccetera, eccetera, sia quello anche di avere funzionato nel sedare le coscienze, e di solito basta poco anche per questi processi di protesta morale per rientrare. E ripeto, questo non so se sia necessariamente un bene o un male, ma è solo una nota, diciamo, critica all'idea che davvero, cioè è una domanda che faccio io a lei, è davvero così che abbiamo questa coscienza che ci porterà a rivoltarci, o è vero solo per chi come lei ha fatto 68 o per chi come noi condivide una qualche principio? Dice la contrario. Ah, ok. Ho capito, no. Allora sono più d'accordo. Allora allora sono d'accordo. Sì. Allora anch'io la vedo più così. Sì, no. Pensavo che lei stesse dicendo che invece i soggetti sarebbero portati a rivoltarsi, eccetera. No. È quello che sta accadendo. Sono d'accordo. No, mi sembra che quello che sta accadendo vada in questa direzione, assolutamente. Scusi, non l'avevo fraintesa. Perfetto. Allora sì, sono più d'accordo. Non sono un esperto neanche qui, ma diciamo così intuitivamente sono d'accordo. Mi sembra che si vada in questa direzione. Bene, ci sono altre domande? Questa è ricchissima, devo dire, mattinata, ricca di riflessioni.
al limite anche riflessione al limite della vertigine in qualche passaggio, devo dire obiettivamente. Però io mi sento davvero il dovere di ringraziare tantissimo il professor per il modo come ha impostato il ragionamento e come ci dà questa prospettiva.